Cazzo vuoi? Siamo in diretta, prima cosa che hai detto è stato cazzi tuoi, ok. Benvenuti cari amici di Advisor Game, qui è Zach che vi parla, siamo qua in un altro live event di Advisor Game Summer Time. Non far vedere le statistiche delle nostre pagine che sono talmente tristi che non gliene fai un cazzo a nessuno. No, l'ho passato, rompere le palle, qui, dai, cazzo. Qui con noi, dopo finalmente mesi e mesi, è tornato SM Nodes, per chi lo conosce comunque in passato, era Sandrock. Quindi, finalmente... certo, perché naturalmente diranno, chi cazzo è questo che parla? Giustamente, essendo che comunque lui non avendo la webcam, mostra... comunque un gioco online che molto sicuramente piacerà e si chiama APB All Point Bulletin, quindi dopo vedrete un po' questo gioco, anche se io onestamente non ci ho mai giocato, quindi neanche io, anche se ci ho giocato fino adesso mentre stavo parlando io, ma non è vero, dire cazzate. Zitto. Allora, tornando al discorso, finalmente è ritornato a far parte il nostro SR Nodes, finalmente mi dà effettivamente una mano nel nostro sito, anche perché comunque ci stiamo espandendo un pochettino. Ringrazio tutti quelli che hanno messo mi piace, se avete amici comunque interessati alla nostra pagina condividetegliela, anche perché oggi abbiamo pubblicato un bellissimo trailer divertente di League of Legends. Non è che mi piace vedermi in quattro schermi possibilmente, come stai parlando? Certo, sto vedendo la mia immagine. Sto sistemando le impostazioni, sto sistemando. Non rompere le palle, cambia schermo allora. Cambia schermo, gli altri stanno guardando la mia faccia e la stanno vedendo anche sulla tua. Cioè, non è che sia bellissimo, però, sai. Tornando al discorso che comunque ringrazio tutta la gente nuova che si è iscritta, i mi piace che state mandando. Spero che comunque vi piacciono le nostre pagine. Scusatemi, ma c'è una mostra che sta girando in faccia. Mi mancavano le tue cazzate, effettivamente. Hai finito? Basta. Vabbè, dai, forza. Ti diverti? Dimmi se ti diverti, me lo dici. Abbastanza. Ecco. Allora, stavo dicendo giustamente, questa puntata non ho voluto. Volevo fare una cosa in privata sede, appositamente per il ritorno di Serena Nuz, e perché effettivamente sono veramente tanti mesi che non l'abbiamo sentito, la maggior parte di voi sentiranno la sua mancanza sicuramente, anche perché comunque abbiamo un video di League of Legends dove facciamo la recensione, qui lo ribadisco, qui lo dico ancora, dove il nostro caro amico SR Nodes a metà video pianta un rutto ipermegagalattico. Quindi, se volete vederlo, guardate pure sulla nostra pagina di YouTube, League of Legends recensione. Allora, faccio un saluto al mio carissimo Marco, il mio carissimo amico, il mio piccolo Marco poveretto che ha una costola rotta e ci sta seguendo sul divano e mi ha chiesto se avevo dei cartonati di Assassin's Creed di mandarglieli. Guarda, piuttosto te li porto io dalla fila alla Spezia, te li porto io. Quindi un saluto, un bacio anche di buona guarigione al nostro Marco che ci sta seguendo e mi raccomando, rimettiti in forma. Altra che possiamo dire, ragazzi, questa puntata diciamo che sarà una puntata abbastanza particolare, anche perché Non dai diciamo il link di che? del live. Ah, miseria mia! Non l'hai pubblicato sulla pagina? Allora, io l'ho pubblicato sull'evento. Non mi Sull'evento, ma dire. metti che le persone non lo guardano l'evento, come ho fatto io. C'è comunque. Aspetta che lo vado a Cioè, guardare.
se tu che forse non hai ancora capito, vedi, questo è l'evento. Ok. Giusto? No, io te lo passo comunque su Facebook. No, basta, non lo voglio più. Dov'è? Oh! Mi stai logorando un po' le palle. Allora, stavo dicendo... il gioco? No. Prima dobbiamo fare... l'avvio? Prima facciamo l'angolo pubblicità. Capito? Visto che prima che mi dimentico... nel frattempo guarda... Visto che sicuramente mi dimentico, perché tu naturalmente non me lo ricorderai, facciamo subito l'angolo pubblicità, ragazzi. Volevo fare pubblicità a diverse pagine a cui tengo veramente tanto e che secondo me meritano pienamente, e tutte le volte lo dico, lo ripeto, meritano costantemente di essere aggiornate, comunque con i mi piace, di condividerle e anche di postare, naturalmente. Quali sono? Dico, queste qua sono le pagine. Anzi, esattamente. Metti in evidenza. Bravissimo. Allora, le pagine in questione sono il Crogiolo di Mondi, ragazzi, io faccio un saluto comunque a Raikami, a Killer B, a Zero Grab, perché comunque sono un gruppo di ragazzi che ho avuto il piacere di conoscere, simpaticissimi, ringrazio comunque per la loro compagnia, e non ho fatto un live con loro, più che altro per un fatto di dare un bel ritorno al mio amico Alessandro, comunque SR Noz, che è veramente da tanto e che vi assicuro, lo dico davanti a tutti, poi verrà comunque pubblicizzato su YouTube, mi ha mancato veramente tanto e mi è dispiaciuto non averlo potuto sentire, e adesso finalmente che ha il computer nuovo andrà comunque molto meglio. Allora, tornando al discorso del Crogiolo dei Mondi, mi raccomando, fatela crescere. Io è stupida come cosa, però spesso e volentieri io preferisco fare pubblicità alle altre pagine, io anche se la mia non crescerà, non diventerà famosa né niente, però preferisco che quelle poche persone che mi ascoltano vadano comunque nelle varie pagine che io preferisco e comunque condividiate, mettete mi piace, tutto è, anche perché secondo me merita veramente tanto, soprattutto perché Crogiolo dei Mondi è sempre costantemente aggiornato, c'è Raikami che posta insieme a Zero Grab e Killer B, postano sempre tutte le notizie nell'ambito di console, in ambito di anime, manga, e se volete una pagina ben informata, allora andate da loro. Poi, prossima pagina comunque che voglio dedicare è Games Vintage. Games Vintage, ragazzi, io l'ho scoperta da poco e vi assicuro che mi ha fatto tornare in mente tantissimi ricordi. La cosa proprio bella di questa pagina è che vi fa riscoprire tutti i giochi di una volta, cioè veramente giochi in cui forse vi eravate anche dimenticati di che cos'era. Quindi vi dico, cercate Games Vintage oppure andate direttamente sulla nostra pagina Facebook e troverete sicuramente il link comunque della nostra pagina, perché comunque è una pagina a cui tengo in particolare, anche perché comunque ci spammo dentro veramente tanto. Altro che vi devo dire di Games Vintage, soprattutto perché ogni tanto fanno dei piccoli, diciamo, quiz per indovinare i giochi di vecchia generazione che comunque ormai la maggior parte di noi si è dimenticato. Cioè, io vi assicuro che mi sono venuti in mente di quei flash incredibili dei giochi che giocavo per il Sega Master System, per il Sega Saturn, il GameCube, tutto, cioè, ragazzi, è stato qualcosa che mi ha fatto riaprire un mondo.
Abbiamo altro Games Vintage. Passate, condividete, per tutti gli amanti dei giochi retro, mi raccomando, passate da loro. Altro voglio lanciare una sfida. A chi? A me stesso, a chi? Voglio finire in diretta live per Mario 64. Mazza però. Cioè, tutto il live vuoi fartelo? Oddio. Cioè, tu riusciresti a farlo in 2 ore? Non credo, perché anche non gioco da quando è uscito, cioè da quando è uscito il Nintendo 64. Detto niente. Hai detto veramente niente. Allora stavo dicendo, prossima, adesso volevo farti ridere un po', Ale, se me lo concedi. Visto che tutte le volte faccio le facce strane, adesso io volevo mantenere delle facce un po' particolari. Vediamo se mi si vede. No, mi sa che non si vedrà le immagini. Un peccato. No, comunque posso fare sempre così. E ti faccio vedere un pochettino. Dopo partiamo ancora con lo spot. Oh! Vedi la mia faccia, Ale? Aspetta. Ehi. Bella. O preferisci così? Un cagnone. O così? Cagnone. O se no... Così? Così? Sì. Faccio qualcosa di più divertente, dai. Così ti piaccio? Mi preferisco... No, vabbè, con la rancina no. Col parrucone no. La faccio così no. Quella maschera del minchio no, 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 quella faccia di Kiss no. Adesso le sto provando tutte. Metto la faccia così. Basta con gli effetti deficienti, perché effettivamente se dopo mi mandate gli insulti. Allora, vediamo un po'. Abbiamo 3 nuovi commenti. Allora, io ne riuscivo. Mi chiedeva, link c'è questa pagina di Games Vintage. Allora, nella sezione che ha messo in evidenza SM Nodes, ci sono tutti... Eccolo. Ha postato quello che avevo scritto io, giustamente, e tutto in carattere abbastanza semplificato. Ci sono tutti i link delle pagine che vogliamo pubblicizzare. Adesso faccio una piccola veloce. Invio un piccolo messaggio. Ok, allora stavo dicendo Games Vintage. Ok, vedo poi l'angolo cazzata pazzesca. Decidiamo un'altra pagina che è abbastanza famosa nel mio ambito, anche perché comunque conosco questa persona ormai da 6-7 anni all'incirca.
questo ragazzo, che vi dirò il nick, non vi dirò il nome, si chiama Naftalina, ha avuto in mente di creare questo grandissimo progetto dove comunque la sua pagina Facebook ha più di 5.000 utenti, e ha creato questo bellissimo progetto che si chiama The Game Over, dove naturalmente c'è la possibilità di essere sempre costantemente informati quasi in tempo reale su tutte le notizie riguardanti il mondo di Xbox, PlayStation, Nintendo, console, dispositivi portatili e tutto. Quindi un consiglio che vi do: andate sempre sulla nostra pagina di Advisor Game, vedrete il link comunque dei Game Over, e passateci sopra. Se volete andare direttamente sul sito è www.daygameover.eu. Quindi ragazzi, mi raccomando, anche perché questo ragazzo comunque lo rispetto pienamente, perché non è che fa solamente sito, base, videogiochi, tutto, ha una sua attività, una sua vita privata, famiglia, tutto, però immaginate che questo ragazzo, che comunque per me è un grand'uomo, ha veramente messo una passione e sta realizzando qualcosa di veramente importante, e lo rispetto pienamente e gli dico: eccolo qua, track, momento catartico, naturalmente deve fare momento minchione. Hai digerito, bestia? Abbastanza. Si è sentito? Dai che fai schifo. È veramente schifo. Ma perché ti interrompi e ti soffermi su di me? Perché mi fai schifo quando fai così. E come giustamente dicevo, io gli faccio tutti i miei auguri per far sì che comunque la sua pagina vada sempre più avanti e faccia sempre più iscritti, sia in ambito di sito che come pagina Facebook. Quindi passiamo alla prossima. La pagina che è... bravissimo. Cosa? Ti ho ringraziato, ho detto bravissimo. Arrivo. Ecco. Spero che muta, si mette muto al microfono. No. Scherzavo, va bene, sì, arrivo. Ok. Ecco. Allora, i favolosi addominali del centauro in Fallout. Pagina che comunque seguo da tanti mesi ormai. Ci posto su, faccio un saluto a Jack, che comunque è una persona che merita il mio grandissimo rispetto, un vaffanculo a Mr. Zuppo, anche se è un vaffanculo che è dedicato non per cattive, ma gli voglio bene, perché comunque è un bravissimo ragazzo e tutto, e rispetto comunque, perché è una persona fantastica e è minchione, però non si può avere tutto dalla vita. Vabbè, salutiamo anche 101, salutiamo Vault Boy, Insanity, comunque ce ne sono diversi. Io ragazzi vi saluto, perché veramente con loro ho passato momenti abbastanza divertenti. Sono anche uno comunque dei veterani alla fine di quella pagina lì, perché li ho seguiti da quando erano pochissimi, e li sto seguendo tuttora adesso. Altro che vi devo dire, se siete non è che puoi farmi prima finire una frase e poi dopo dire eccomi. Perché? Che frase l'hai finito? No, avevo finito. Io ti odio. Io ti odio quando fai così. Ti odio veramente al mio profondo. Allora, e stavo dicendo, un saluto caloroso a tutti loro, perché comunque è una pagina bellissima, quindi mi raccomando, passate sempre i favolosi addominali del centauro in Fallout, mettete mi piace, condividete, se siete amanti di Fallout, volete comunque interagire con loro, loro sono a vostra disposizione. Non da meno, un'altra grandissima pagina dedicata comunque a Fallout e dedicata a comunque alla saga, è Vault Tech Italia. Io voglio fare le congratulazioni a uno dei fondatori di Vault Tech Italia, che è Federico, alias Chicco. Lo saluto e gli faccio le mie piene congratulazioni, perché appena finita la maturità l'ha superata, e quindi faccio un ringraziamento
a livello comunque mondiale, perché comunque il video sarà postato sul tubo, e gli faccio le mie piene congratulazioni perché finalmente ha finito di passare questa agonia della maturità, e adesso spero che comunque si possa dedicare appieno alle sue cose, visto che comunque ha passato un periodo non indifferente. Non porno, stavi dicendo? No, non stavo dicendo un porno. Io non so tu con quale mente malata sei stato in quest'ultimo periodo, ma non stavo dicendo un porno. Quindi, un porno. Passate, mi raccomando, anche su Voltec Italia. Un saluto ancora a Chicco e ancora un congratulazione per la sua maturità. Finalmente così se l'è tolta dalle palle. E chiudiamo con Voltec Italia, che ha veramente comunque uno staff fantastico. Immagini che fanno sempre, dico sempre, morire dalla ridere, perché comunque hanno di quelle immagini delle volte fuori dal comune. E poi naturalmente in più postano anche dei simpatici comunque screenshot di gioco di Fallout. Quindi se avete dubbi, problematiche o altro, passate pure sulla loro pagina. Mi raccomando, Voltec Italia. Non sbagliate. In caso cerchiate tutte le pagine che io ho elencato, basta che venite sulla nostra pagina Advisor Game e troverete il post appositamente dedicato. Perché mi sento l'eco? Vabbè, dai, niente, scherzavo, basta. Me lo dici il link per questi i commenti? Sai che mi stai rompendo veramente la cosiddetta? Perché tu stavi guardando il video e io sentivo una voce sottofondo, ma non capivo che cos'era. Ragazzi, scusate, ma quando si ritorna col proprio compagno di avventure, il brutto è questo, che purtroppo, dico purtroppo, succedono di queste cose. Allora, altra pagina che l'ultima pagina che dobbiamo pubblicizzare, che naturalmente non è da meno, è la pagina di Vidi Draghi di Skyrim. Voi direte, beh, pagina dedicata solo a Skyrim, effettivamente. No, non è così, non parlano solo di Skyrim, naturalmente. Parlano Vabbè, un po' ma di noi ci tutto. chiamiamo Advisor Game, ma non parliamo solo di videogiochi. Adesso stiamo parlando solo di videogiochi comunque. No, veramente ti ricordo un live dove c'è stato solo porno. Sì, è vero anche quello. Però è un live notturno. Che per fortuna quasi nessuno aveva visto, spero. Dai, ma qualcuno ci sarà stato. Sì. Comunque, stavo dicendo. Ecco, mi hai fatto perdere il filo del discorso. Porca di quella puttana. Vede i draghi di Skyrim, non parla solo di Skyrim. Esatto, parlano anche di tutti gli altri videogiochi, e non Se solo non di ci videogiochi fossi io. comunque. Parlano comunque di anime, parlano in generale di tutto. Quindi ragazzi, mi raccomando, passate anche da loro, perché loro sono da molto tempo. E vi dico, la gente che c'è all'interno del gruppo, vi assicuro che è una pagina sempre comunque attiva e gente molto simpatica, e in più quello che vi posso dire, trovano veramente di quelle immagini che io, anche se ci metto la buona volontà e passione, non trovo veramente neanche a piangere. Cioè, ve ne dico un esempio che stavo guardando adesso, è Medal of Honor, che c'è un kebab appeso con l'immagine di Medal of Honor come sfondo. È assurda, però è bellissima. Allora, altra che vi posso dire, nient'altro, le pagine che vi ho elencato sono pagine che secondo me, ragazzi, meritano pienamente il mio rispetto e meritano di essere visitate sempre e costantemente. E naturalmente vi chiedo questo: non è che io sto facendo pubblicità per avere qualcosa in cambio, no, non me ne frega assolutamente un cazzo. Sì. L'ho detto anche più di una volta
a comunque le persone che mi hanno conosciuto. Ogni minuto che perdiamo ci danno 10 euro. Ma tu sei scemo o cosa? Ogni minuto che perdiamo a fare pubblicità 10 euro sono che intaschiamo. Non è vero, non credete a quello che dice perché è un pazzo psicotico. Quindi non ascoltatelo, ascoltate A me. fine giornata ci troviamo con quattrini. Cioè, Quattrini. sai Con che mi sembra quattrini. mi sembra i paniccia? Con quattrini. Cioè, Tanti quattrini. mi sembra veramente paniccia, quindi stai fermo, BG. Puttana, io, cioè, quando parli tu mi dimentico le cose io. Sai che è proprio assurdo sta Un cosa. Non fantastico potere. puoi andare a fare in culo. Non abbiamo special guest oggi, no? Vero? Oh, special guest oggi non No. ce l'abbiamo, anche perché cioè, io ho avuto delle settimane abbastanza pesanti. Ma finisci Non... intanto di ringraziare, vedo i draghi Skyrim. Sì, salutiamo comunque anche tutto lo staff di Vedo i Draghi di Skyrim e chiudiamo la sezione spot. Ragazzi, adesso continuiamo col nostro palinsesto, anche se non esiste. Ci vuole la trombetta qua. No, no, non il tempo, la trombetta. Non quella, l'altra. Questa? No! Spot. Spot. Sotto la campanella. No, dico spot. Spot. È finito lo spot. Adesso fa partire la trombettina sotto la campanella. Partiamo con il nostro palinsesto normale. Allora, Special guest. naturalmente, special guest, purtroppo non ho avuto il tempo materiale portare uno special guest. Uno special guest oppure qualche interlocutore, non lo so, qualcosa. Lo so, Ale, non è che esisto solo io su Advisor Game, eh? Ci sei anche tu? Perché? Ma chi? Faccina di merda, ci sei anche tu? Ah, certo, io sono occupato. Bocca piena. Perché è la super connessione, super computer, adesso quindi puoi fare quel cazzo che vuoi. Allora, stavo dicendo, mi scuso se questa settimana purtroppo non avevo nessuno special guest. Anche perché, onestamente, volevo far sì di riuscire a organizzare un live fatto bene e tutto, ma cause 14 giorni di lavoro tirati mi hanno impedito fisicamente, mentalmente e materialmente. No, impedito, hai sbagliato, impotente ti hanno fatto No. diventare. L'impotente ci sei tu, perché io non sono impotente. Mi hanno proprio bloccato mentalmente le capacità mentali, quindi non ho E potuto sessuali. effettivamente, no, quello non ancora, contattare qualcuno delle altre pagine o comunque uno special guest. Anche perché un giorno mi piacerebbe tirare fuori un Firenze o Luke 4316. Boh, non lo so, comunque un personaggio famoso appositamente perché comunque vabbè, noi non saremo un cazzo di nessuno, permettete, però vabbè, ci piacerebbe grandi linee comunque se uno di questi special guest facesse anche un po' di pubblicità loro. Vabbè, so che è un sogno irrealizzabile, però sai, nella vita sperare non costa nulla. Cosa è successo? Che cosa? Che è successo? Che è successo, Ale? Niente. Ti piace l'intro? Allora, il nostro SR Noz adesso sta giocando al gioco che vi dicevo prima, che è APB, C'è che da se voi siete... sottolineare total playtime 1 hour, va. Non è che gioco da un mese, tipo un anno. Sì, senso sostanziale sì. Mi sono chiamato QuackJ perché mi sono fatto un nigga gangster, perché QuackJ mi sa di gangster. La mia è stata un papero J. QuackJ. Tornando al discorso che comunque è... Ah, è vero.
mi sono dimenticato una cosa. Adesso io ogni tanto, scusatevi se ho questi salti, ma ogni tanto io cambio pagine e leggo i commenti. Io devo anche fare un saluto a una carissima persona che ci sta seguendo in questo momento, che comunque ho avuto il piacere di conoscere tramite un altro progetto, che è il mio carissimo amico Rio Narushima, che lui ci segue tutte le volte, ogni tanto poverino fa fatica a perdere anche, si perde qualche live, però in media, se sbadigli, è finita anche per me. Quindi, affanculo. Quindi faccio un saluto anche lui, faccio un grandissimo saluto perché, come dicevo, è sempre, sempre in nostra compagnia e no, diciamo che è quasi difficile che si perda un live. Come cazzo si abbassa il suono? Eh? Come cazzo si abbassa il livello del suono? Oh my god. Vabbè, comunque dai, vai avanti. Non voglio più ascoltarti. Comunque, stavamo dicendo, il nostro SR Noz, io adesso ti chiamo Noz perché mi sono rotto il cazzo proprio di Noz, chiamarti infatti, SR. Mi devi chiamare Noz, SR è una sigla. Ecco, sti cazzi. Rotti in culo. Allora, rotti in culo. Noz. Noz. Allora, Noz adesso ci sta facendo vedere questo gioco che si chiama APB, All Points Bulletin. È strano, se vedete alcune immagini, so che farete un po' fatica a capirlo. A livello di genere, ricorda molto GTA. Soltanto ecco, ti devi schierare. Esatto, cioè, spiegalo tu adesso questo... No, tu lo devi spiegare, non io. Io sono impegnato a giocare, a immedesimarmi. Allora, ascoltami un secondo. Io non conosco assolutamente nulla di questo gioco. Ho giocato un'ora, ma non capisco un cazzo. È da un'ora che gioco, però non ci ho capito ancora un cazzo. Allora, ok, precisiamo. All Points Bulletin, noto anche come APB, è un videogioco di avventura dinamica, diciamo, che può interagire comunque con l'ambiente e con i mezzi. Alla fine, se vogliamo metterlo simile, possiamo basarlo su un videogioco multiplayer tipo GTA. Questo gioco è uscito ormai da 3 anni circa, per l'esattezza qua in Europa è uscito il 1 luglio 2010, quindi fate conto che sono passati esattamente 3 anni e 2 giorni dall'uscita di questo gioco. Il designer del gioco è di David Jones. Se qualcuno lo conosce, sicuramente è lo stesso diciamo designer che ha contribuito a fare GTA e Crackdown, quindi immaginate, ecco il perché della similitudine. Vabbè, questo gioco si basa comunque su due tipi di fazioni, giusto? Mi sbaglio, Ale? Sì. I buoni e i cattivi, tra virgolette buoni e cattivi, perché può essere buono, però può essere criminale, può essere cattivo e può essere poliziotto. Sì, che poi ci sono tutti i vari retroscena. Comunque, il gioco si svolge a San Paro, dove comunque ci sono delle costanti battaglie fra i tutori della legge e i criminali. E beh, tu una volta creato il tuo account e tutto, puoi decidere su quale tipo di idea stare, o poliziotto o criminale. In sostanza è questa, giusto? Sì. Calcolate che comunque è lo stesso identico stile di gioco di GTA, quindi non sbagliate, secondo me, se siete... Però che appassionati che GTA, più o meno svolgendo le missioni che sono diverse, queste qua sono più ripetitive, le missioni di GTA. Sono quasi più... noi a giocare solo, va? In poche parole, questo volevo dire. Vabbè, comunque questo è il commento che ha fatto Alessandro. Io purtroppo non ci ho ancora mai giocato, quindi non saprei dire. Rispondo alla domanda di Marco. Questo gioco è un gioco, come ti dicevo prima, simile a GTA ed è per PC. Quindi se volete giocare a qualcosa di diverso o comunque qualcosa di simile a GTA,
questo è il gioco che fa per voi. APB è un gioco che comunque rispecchia quasi la maggior parte delle cose di GTA. Come notate comunque nel gameplay che sta adesso facendo Noz, che comunque le similitudini sono molto però epici. Per come è inquadrata e come sembra anche un po' metà FFPS. Sì, diciamo lo spara tutto, no. Guarda, vedi? Quindi c'è la mira, c'è il mirino. È GTA alla fine. Possiamo mettere come GTA. Cioè non è... Come vedete in alto avete comunque i soldi, avete il livello di, come possiamo dire, di infamia. Guarda che sono un ello! Guarda, metta la luce, Omar, aspetta. Non mi sono fatto bello? Io come te l'ho detto, onestamente parlando, c'è un ragazzo che conosciamo sia io e Noz, che si chiama Tony, e se vedete la sua immagine del profilo è identico al personaggio di Noz. Qui salutiamo Tonino che non ci sta sicuramente ascoltando, però comunque gli facciamo un po' di pubblicità anche a lui. Altra mia macchina. Omar? Sì, stavo facendo vedere più che altro se tu lo smettessi di saltare a destra e a sinistra, digli almeno che macchina hai. Ah, non lo so, questo è standard, veramente. Ancora non lo... Perché quanto so si possono modificare le auto? Le puoi comprare? Sì, ma di che modello è meno di auto? Credo che sia un Audi TT, poi non lo so se ci sono auto simili a queste. Va un po' lento. Vabbè, noi lo vediamo a scatti perché calcola che comunque il tempo di diretta... Aspetta, forse è meglio se... Se abbasso forse un po'... Dov'è? Option. Magari se metto minimal, dico così. Ok. Magari se metto così, riuscite a vedere meglio? Uguale a prima. Cosa? Uguale a prima... Uguale, identico. Cambia un cazzo. Aspetta, va. Non andare a sbattere contro le macchine. Tornando al discorso, questo gioco qua, secondo me, per chi è appassionato comunque del genere, potrebbe rispecchiare appieno il gioco ideale. Anche perché comunque APB ha molteplici missioni, spesso molto ripetitive, come diceva giustamente Noz. Ma una delle caratteristiche fondamentali, secondo me, di questo gioco è la possibilità che giocato in compagnia può essere veramente... Non giochi in compagnia, sei un ladro, una spia, Omar. Ma gioco alla fine, questo gioco qua giocato in compagnia, ti diverti molto di più. Certo. Piuttosto che naturalmente scegliendo con gli amici la stessa fazione, cioè tutti i criminali o tutti i poliziotti. Ho un salto, amore, un salto, guardami. Come schiattassi sull'unico palo e vai. No. Notare anche che tutte la città è solamente fatto di donne, quasi. Beh, io ho visto solo donne. Anzi, c'è anche un uomo, c'è un uomo, ma ne picchio una. Ma digli che sono tutte donne con delle grandi cosce. Sì, soprattutto. Guardate... Non si picchiano le donne questa? Non è per... Le donne non si toccano neanche con un fiore. Si picchiano solo col badile. Ma si prendono telefono, valigetta... Qua dentro... Collana... Telefono... Via. Cioè, immaginate questo psicopatico, cioè, si mette lì, prende, spacca. Notare che comunque in alto a sinistra vedete le stelline che piano piano aumentano in base alle azioni criminali. E come giustamente in GTA funziona alla stessa maniera. Più il livello di criminalità che voi avete è alto, più sia la polizia e le bande avversarie verranno a cercarvi e a farvi il culo. Questo in sostanza... È questo che mi taglia la strada, frocio di merda.
Cioè, nel pacco viene a tagliarti la strada. Ma è un player o è un NPC? Un player, un player. Ah, per no, me gli non NPC fa sono... Non rispettano gli stop, però almeno... Vedi, questo è un altro player. Dov'è? Queste macchine così sono dei player. E questi qua sicuramente non sono neanche civili. Quelli che hanno pacchetto. E quello che cammina lì dentro non è neanche un civile che è entrato. Vuoi andare a investirlo? No, volevo fartelo vedere, ma non so come si sale da sopra. Vabbè, comunque. L'altro gioco che volevi parlare tu? Planet Side 2. Lo facciamo vedere. Ok. Quello ci ho giocato più tempo già. E un po' l'ho capito. Anche se sono ancora scarsissimo. E quindi questo puoi raccontarlo tu com'è. Aspetta, voglio provare a rubare una vetrina. C'è da notare che comunque avete si visto che le vetrine e si ruba tutto, guarda. A differenza di GTA, questo gioco hai la possibilità veramente di interagire anche con i negozi. La cassaforte in mano. Adesso voglio capire dove te la metti quella cassaforte. La devi mettere nel cofano se c'è spazio, perché prima ho messo una valigetta, ma non so se c'è spazio. Macchina. Cioè, da notare l'interazione effettiva, non me l'aspettavo di questa Ah, ce cosa. l'ho piena, mi sa. Faccio scendere questo ora. Aspetta, eh. Scendi, frocio. Allora, giustamente, io la riuscivo, mi diceva, allora comincio a pensare che la proposta live sulla topa potrebbe essere interessante. Quindi faccio l'annuncio, qualsiasi topa che vuole venire in live con noi è sempre ben accetta, così almeno incrementiamo anche gli ascolti. Allora, come giustamente vi stavo dicendo, il fatto che comunque in APB, come avete visto, potete interagire con l'ambiente circostante, spaccare le Certo, per spaccare vetrine le vetrine, guarda. e andare a rubare quello che ci sono all'interno delle vetrine, Alza valigetta. fa sì che comunque questo gioco risulti molto più completo rispetto a un GTA. Quindi, se vi può interessare, ricordatevi il titolo che è All Point Bulletin, è un Anche se la gioco. mappa è più piccola. Ci Sì, calcolando sono che diverse comunque. mappe qua. Fagli vedere la Questa qua. mappa bene o male com'è. Gli devo fare vedere questa mappa. Questa Sì, fagli vedere questa mappa qua per vedere bene o male anche quanto mappa è è un grande. po' tipo, come dire, tipo Manhattan, un po'. No, neanche. Dove c'è tipo un quartiere tipo lavorativo. Quartiere Tanto industriale. trafficato. No, dove c'è pure anche tipo, che ne so, la borsa, tipo. Infatti si chiama Financial, questo quartiere. Fagli vedere la mappa. A parte che ci sono sti ponti. Passiamo di qua, prendiamo una scorciatoia. Riuscirò Capottandoti, ovviamente. a rimettermi in sesto, ma non ti preoccupare. La cosa brutta Guarda di questo questo! gioco, la cosa brutta di questo Procio. gioco è che la macchina si ribalta sempre ancora in posizione normale. Cos'è c'è qua dentro? Aspetta, scusa, che devo vedere cosa c'è qua dentro. Ah, perché non posso entrare? Che cazzo? Ne ha finto? Ma che cazzo è? Vabbè È finto. che c'è il divieto di entrare. È Però. finto. Ma che palle, no, lo devo investigare. Sbirri! Ma fa culo, fa chiù, sbirri! Allora, sei soddisfatto? Sì, eh? Rapino questo e poi basta, ok. Allora, fai vedere anche l'altro gioco, io dico. Planet 6-2? Direi di sì. Ok. Planet Cioè, così 6-2 ti avevo almeno. chiesto pure a te di giocare. Allora, sai che non ho un computer sufficientemente potente, Ma riesco a per giocare Planet solo a 6-2, scusa. Minecraft. Che cazzo dici? Per Planet 6-2 non serve un computer sufficientemente potente. Ci gioca Philip con la super connessione. Vabbè, che ci giocherà Filippo con la super connessione, ho capito.
Ma il semplice fatto che comunque l'unica cosa a cui riesco a giocare momentaneamente adesso è solo esclusivamente Minecraft. Ah, vabbè, ci sono aggiornamenti. 65 mega. Cioè, quindi ragazzi, molto probabilmente non vi faremo vedere il video, cioè non vi faremo vedere il live di PlanetSide, però... No, vabbè, dai, lo farò subito. Spiegalo tu. Com'è che cosa devo spiegare? Com'è questo è un gioco tipo diverso dagli altri, dai soliti sparatutto. Come sono gli altri sparatutto, Omar? Tipo COD oppure, che ne so, Halo. No, Halo no. Un altro sparatutto, Omar. Un altro sparatutto, Battlefield. Praticamente non è che tipo uno sparatutto normale, che praticamente sei in una mappa, vai, andate a scegliere una mappa con la tua squadra, col tuo team, e vi sparate addosso con un altro team. Allora è simile ad Halo alla fine. Però invece che con Halo, questo qua è una mappa enorme, gigante, dove ci sono tre fazioni. Sì. Invece ad Halo ce ne sono due. Ci sono tre fazioni. I e Terrain, multi-team. Sì. I Terrain, i New Conglomerate, i... Non mi ricordo quelli viola come si chiamano. I bam 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 bam. Non me lo ricordo, Omar. Sei giocato tu, io non lo so. I va... Sovranità Vano. Ecco, come si chiama. Il Sovranità Vano è una razza aliena con tipo super tecnologia. Il punto a favore per i Vano è che hanno queste armi super leggere, che quando spari non spara un proiettile normale, spara tipo proiettile a plasma. E la potenza del rinculo è diminuita, cioè c'è meno rinculo dell'arma. I mezzi di trasporto di Taivano sono anch'essi tipo più leggeri, quindi sono più facili da manovrare. Poi che ci sono? I Vano come razza. Poi ci sono i Terrain, che sono terrestri. Comune terrestre, cioè alla vecchia maniera, tipo mezzi carrammati, pistole, tipo fucili, eccetera, eccetera. E poi ci sono i New Conglomerate, che è una razza ribelle. Sì. Che il punto forte di loro invece è che hanno armi molto pesanti, che però hanno molto rinculo, al contrario dei Vano. Allora, io invece volevo fare una piccola notizia che mi è capitata adesso sotto mano. So che la maggior parte di voi sono giocatori di PlayStation, altri comunque di Xbox Live. Allora, Microsoft ha annunciato poche ore fa un Halo 4 Global Championship. Voi mi direte, solito campionato di Halo. È vero, sì. Questo torneo di Halo 4, che è a livello globale, è un torneo che dura 5 settimane e permette ai giocatori di vincere premi per un totale di $500,000, compreso un primo premio di ben $200,000. Cioè, quindi non è sputacchi. Allora, l'evento è fatto in tre location. Una è il Roster Free Expo del 5 luglio, invece su Xbox Live dal 15 al 19 agosto, e l'altra è la Gamescom di Colonia dal 21 al 25 agosto. I sei finalisti di due eventi dal vivo e gli eventi della qualificazione online avranno la possibilità di partecipare a spese di Microsoft, quindi ragazzi, a spese di Microsoft e della Virgin Gaming, alle finali che si terranno a Seattle il 31 agosto e il 1 settembre. Per quanto riguarda la competizione online, per chi si dovesse riuscire a qualificare,
avere la possibilità comunque di avere il viaggio direttamente a Seattle per andare a affrontare comunque il torneo. Per comunque partecipare bisogna almeno fare 20 partite nella playlist del torneo. Alla fine di ogni settimana i 4 giocatori con i migliori punteggi medi saranno eletti vincitori e potranno volare effettivamente a Seattle. E inoltre ogni settimana tutti i partecipanti comunque di Xbox Live avranno la possibilità di vincere dei premi speciali. Se volete partecipare all'evento o siete comunque interessati alla notizia, io vi consiglio di collegarvi sul sito di Mondo Xbox, e c'è questa news che ho letto adesso, e c'è anche l'iscrizione proprio al torneo per partecipare ad Halo 4. Quindi, se siete interessati, ragazzi, fateci pure un saltino, perché comunque ne vale veramente la pena. Cioè, anche perché vince $200,000 non è poco, se siete veramente malati di Halo. Altrimenti, almeno ci avete provato e pace, cioè, non c'è bisogno. Che a possiamo Marchiede. Dire? È scaricato? Sì, è, dedico. Adesso c'è la pagina di Advisor Game. Come la pagina di Advisor Game? Eh sì, sto vedendo la pagina di Advisor Game. Allora, Marco vi diceva, ragazzi, conoscete Spartan War? Se ci giocate è un gioco di strategia, c'è chi piace il genere, è davvero una droga. Spartan War, adesso sai che onestamente non l'ho mai sentito. Adesso voglio guardare un attimino. Questo è, ma non so. Ah sì, Spartan War, sì, l'avevo già visto ed è simile a livello di gioco. Un altro gioco che ho comunque giocato anche qua su Browser Game, oh, che è Tribal. Dimmi sempre se si vede. Non si aggiornami. Vede. Non si vede, Ale. Cosa stai vedendo ora al momento? Nero. E ora? Sempre nero. Adesso mi direi, e ora? Sempre nero. Ecco, è caduto Alessandro. Molto probabilmente stava facendo qualche tipo di esperimento e non è andato a buon fine. Scusatemi ragazzi, ma io dopo un po' che parlo... Cos'hai fatto? Invece di chiudere il gioco, ho chiuso Google Chrome. Complimenti. Allora, complimenti. Comunque si vede? Oh, adesso sì che si vede. Quindi io, se fossi te, fai una breve recensione mentre stai giocando, così almeno la gente capisce. Io, perché non ci capisco assolutamente una Guarda, fava. Riesci a vederli i livelli che c'è in questi due account che ho? Che ho creato? Uno di livello 8, uno di livello 4. Sì. Quindi sono un nabbo? Abbastanza. Molto? Pienamente d'accordo. Ok. Quindi facciamo crea personaggio così. Tipo dall'inizio, così si capisce. Sovranità blu, esatto. Vedi? New conglomerate, nuovo conglomerato in italiano e Repubblica Terrestre. Tu sicuramente fai sovranità Ivano. No, non mi piace quella tutina, mi sa da finocchi. Non perché noi discriminiamo comunque finocchi, non preoccupatevi. No, no. Io preciso sempre perché non si sa mai con te. Omar, scegliamo. Okay. Detto, scegliamo. Fai Repubblica Terrestre, dai. Ok, you're red. Avanti. Are you ready? Qua c'è da scegliere il server, naturalmente vediamo... Stati Uniti, ma scegliamo uno europeo. Andiamo su Cobalt. Vai su Briggs, che è media e bassa. Quale? Briggs no. Perché? AU, regione AU.
Noi dobbiamo fare EUE. Allora Europa. Fai Cobalt. Cobalt. O anche Ceres, però a te ti piace la Bex. Facciamo nero. Perché tu ce l'hai tutti quei neri? Che sono più fighi. E poi dicono che siamo razziali, prevaliamo la razza bianca. Che palle. Non è assolutamente vero. No, noi, dico in generale, no? Che ancora c'è il razzismo in giro, dicono. Inserisci il nome del personaggio. Facciamo normale, dai, forza, così non rompi le palle tu. Inserisci il nome del personaggio, come lo chiamiamo? E che cazzo ne so? No! Non ci credo che l'hanno preso questo nome. Che nome? Lo tengo duro. Chiamalo Mandingo. Non c'è Omar. Metti Big Bamboo. Big Bamboo. Big Bamboo. Con due O. Non ci credo, non pure Big Bamboo. E chiamalo Rocco Siffredi allora a sto punto. Con due F. No, non può essere. Siffredi con due F. Vabbè, ma con una F pure. Aspetta, no. Dovrebbe essere un bug. No. Ah, questo c'è, ok. Non è un bug allora. Metti 30 lanci. Come lo chiamiamo? Lo scriviamo così, così non c'è sicuro. Ah, vedi che 30 lanci c'è. Facciamo salta tutorial. Fagli, no, ma perché anche l'ho scritto col 30, col numero, no? Faglielo il tutorial, lo facciamo vedere, sì, così almeno capisco che tipo di gioco è. Allora, intanto io riposto un'altra volta. Il nostro live del canale, anche perché, ragazzi, se non vi dispiace, intanto che ci siete, cercate di condividere. Intanto che io adesso, scusatemi, parlerò di una piccola cosa che mi è capitata in questi giorni. Eccoci. Come si vede in italiano pure, vedi? Omar? Omar, mi senti? Sì! Mi stai logorando. Okay, parlami. Oh. Allora, fammi vedere. Sì. Oh. Allora, come... È in italiano. Sì. Come genere, a primo impatto, secondo me... come primo impatto, scusatemi, stavo rispondendo un messaggio. Se avete fatto caso, ricorda abbastanza Halo. No, perché è molto futuristico, perché è un pianeta colonizzato questo. Allora possiamo calcolarlo fra Halo e Doom. Sì. Anzi, non Doom, scusatemi. Quake. Più Quake che Doom. A me te comunque a prescindere il discorso che questo gioco è, a parere mio, è molto, molto bello anche a impatto, perché prima persona, comunque metodica di gioco è abbastanza semplice, perché come sembra è proprio giocare a Quake o a Doom, quindi Mirino non si è può bello. Sbagliare. E dimmi che non è bello. Cioè, ah, io ne ho uscito. Poi c'è da dire una cosa. Questi sono i personaggi che puoi usare. Allora, c'è l'infiltrato che sarebbe un cecchino. Ci siamo? Sì.
infatti ha in mano un fucile, che questo qua è tipo il fucile di precisione. Cioè, è bello che mi ricorda anche Mass Effect questo. L'abilità speciale del cecchino, perché ogni personaggio ha un'abilità speciale. L'abilità speciale del cecchino è quello di diventare invisibile per qualche secondo. Mm? Poi c'è l'assaltatore leggero, che è normale, tipo ha un fucile normale, con, come seconda dotazione c'ha una pistola. Secondo me a Marco gli piace questo tipo di gioco. Come abilità speciale dell'assaltatore leggero invece abbiamo che ha il jetpack, quindi può salire sopra le strutture, sopra gli alberi. Poi abbiamo il medico da campo, che vabbè, il medico è dotato come l'assaltatore leggero di un fucile normale, di una pistola, più il kit medico, quindi puoi resuscitare le persone e le puoi curare durante il campo di battaglia. Sembra e quasi... Sembra quasi, sai che cosa? Mi ricorda la cosa di Battlefield, che puoi resuscitare persone. Però Battlefield non è futuristico, è ambientato ai giorni nostri. Sì. Poi ci abbiamo il geniere, che praticamente la sua abilità speciale... Vabbè, come tutti gli altri dotati, un fucile normale, l'arma, e come abilità speciale abbiamo che può aggiustare tipo attrezzature. Bene o male... creare tipo torrette. Le classi specificate in Planet Side 2 ricordano veramente tanto le classi di Battlefield, a parere mio. Per chi ha giocato comunque a Battlefield sa pienamente quello che sto dicendo, perché comunque la maggior parte di queste classi qua sono classi che si vedono soprattutto nei giochi FPS, quindi è più fattibile. Ok, finito. Dopo abbiamo l'assaltatore pesante, che ha come dotazione un fucile gigantesco, bello grosso, vabbè, poi una pistola, quella che hanno tutti, e poi c'è il bazooka per abbattere carri armati, aerei, eccetera. E l'abilità speciale è anche di lui, che ha sia di questo bazooka e sia uno scudo più resistente degli altri. E poi c'è il super mega armatura pesante, Max si chiama. Guarda qua che mostro. È bello che la prima arma, la M1 Heavy Cycler, ricorda molto il Laser Spartan. Ok, a me quello che mi piace di più di tutti credo che sia assaltatore leggero, quindi uso questo. Poi qua non lo so, credo. Non so che devo fare, vediamo. Boh. Ah, medico da campo mi dice di prendere. Medico da campo, equipaggio subito. Che devo fare? Ok, devo curare lui. Sto sparando. Boh. Dai, basta parlare. Ti spacco tutto questo. Niente, non mi fa andare avanti, non capisco perché. Cosa vuole? Spara le armi equipaggiato. Ah, colpisci tre bersagli. Io devo colpire questo pure. Questo qua è mio amico, credo non gli devo sparare, lo dovrei curare. Che cazzo? Ah, da qua forse. Allora, giustamente, sia io che comunque Marco mi dicevano. Commento di Rio che dice più che altro assomiglia ad Half-Life, è vero. Non ce l'ho fatto caso, onestamente. Un'altra cosa che mi diceva Marco, come classi mi ricorda anche Ghost Recon. È vero, ho tirato fuori dei titoli che mi ero completamente dimenticato. E naturalmente, io mi ricommento ancora, intendo solo la visuale dei dettagli dell'ambiente, mentre la progettazione Equip ricorda molto Rainbow Six.
E anche quello è un grandissimo gioco, secondo me. Ha rotto le palle, basta, mi sono rotto quel tutorial, va. Ciao. Ce la faccio più. Ok, questi qua sono i tre mondi, Omar. Allora, Esamir, Indar e Amerish. Allora, in base alle percentuali, da quello che ho capito, deve essere in base alla fazione che c'è, che sta combattendo, sì. Sta prendendo no, più o meno... che prevale in quel territorio. Infatti, Esamir è prevalentemente viola. Rosso forse abbiamo solo il Warp Gate, cioè il punto dove non dove si può nasce. Più stare. Sì. Poi c'è Indar, che è sempre Rivanu, 45%. Indar diciamo che è quello che è più fattibile. Ah, poi si, come dire, si differenziano per terreno. Per esempio, Esamir è quella là, dove c'è freddo, ghiaccio, neve, tutto bianco. Mm-hmm. Poi c'è Amerish invece, dove ci sono i boschi, dove è tutto verde, colline, montagne. Diciamo eccetera. Che è pianeggiante. E poi c'è Indar invece, che è un deserto. Mm-hmm. Non è male come cosa. Andiamo ad Amerish, che ci sono almeno... Prevaliamo noi ad Amerish, 42% rossi. Dato che comunque parliamo di Planetside, vi stavo dicendo, giustamente qualche giorno fa è apparsa questa notizia di Final Fantasy XIII Lightning Return. Ora, quello che voglio dire io, e so che comunque... la maggior parte di voi mi manderanno a fare in culo. Ho notato che questa cosa qua di Final Fantasy XIII Lightning Return mi ha un po' sconvolto, per esempio il fatto che hanno messo in prenotazione per chiunque comprasse Final Fantasy XIII Lightning Return la possibilità di avere il codice per sbloccare la skin dell'abbigliamento di Claude di Final Fantasy VII con tanto di Bastard Sword. Ora io dico... Se già il gioco in sé fa schifo, non perché non ci ho mai giocato, per l'amore del cielo, io non dico che comunque Final Fantasy ad adesso siano belli, ma comunque a me hanno lasciato veramente la mare in bocca con gli ultimi capitoli. Io qui lo dico, ma non lo nego, che comunque potevano, onestamente parlando, fare qualcosa di più più sensato, cioè visto che hanno fatto una rimasterizzazione di Final Fantasy X e lì ci può anche stare perché comunque è stato secondo me ma fai un Final Fantasy VII rimasterizzato o no? Cioè, cosa vi costa fare un capitolo che comunque sapete come funziona, sapete come va e tutto? Invece no, hanno fatto questo cazzo di DLC appositamente per che cosa? Per il semplice fatto che comunque una skin in più ti possa portare al fatto di comprare il gioco, ma secondo me è una cazzata, anche perché tutti gli amanti dei vecchi capitoli di Final Fantasy, come giustamente dicevo, sì, potranno anche comprarsi Final Fantasy XIII Lightning Return, ma che serve mettere una skin di Claude su Lightning? Posso capirla su Metal Gear Rising, che naturalmente compravi Metal Gear Rising, allora dicevi, oh cazzo, Metal Gear Rising ha la possibilità di giocare nei panni di Raiden con la skin di Grey Fox. Allora sì, posso dire va bene. Ma
al di fuori di questa cosa qua, secondo me poi è una cazzata. Beh, comunque questa qua è stata un mio piccolo sfogo. Parla pure di Planet Side, scusami Ale. Allora, ti volevo fare vedere un pochettino i veicoli. Intanto si entra qua. Fermi tutti, questa è una rapina, si dice. Oh sì. Bello, per farti capire. Poi, aspetta, questo è il terzo. Questi sono i veicoli che puoi usare, quelli rossi. Qua c'è il quad, che è un veicolo veloce, economico, per spostarti da un posto a un altro senza spendere tanto e velocemente. Naturalmente omologato per due, uno guida e l'altro sta dietro. Poi c'è la Racer, che questo è un altro veicolo, credo che questo sia omologato per tre, uno guida, uno sta sopra la torretta e uno sta dietro. Altro veicolo sempre per spostarsi, però nel frattempo puoi anche sparare con una torretta che c'è sopra il veicolo. Poi c'è il Sunderer credo che sia il veicolo più utile in questo gioco, a quanto anche, ho capito finora. Anche perché comunque su Planet Side, da quello che veramente sto vedendo adesso, perché io ragazzi vi assicuro che il gioco di Planet Side io non l'ho mai giocato, quindi sto vedendo per la prima volta delle immagini che comunque a mio luogo... È un gioco abbastanza interessante se siete appassionati del genere. Mio consiglio, se vi piace il genere di gioco, stile, giustamente FPS di prima persona, come giustamente abbiamo parlato prima, il fatto che comunque sia un po' l'unione di Half-Life, Doom... Rainbow Six, diciamo che Non ti sentivo più, sei bloccato. No, stavo parlando io, sì, forse è la tua connessione che sta andando venendo. Io vi dico, questo gioco secondo me potrebbe rispecchiare appieno una delle caratteristiche che vi possono piacere. Giustamente questo gioco si deve giocare per forza su PC, quindi comunque il genere vi può interessare, cercate Planet Side 2, giusto Ale? Sì, sul sito europeo, non quello americano. Ok, sul sito europeo, così almeno vi rendete conto a grandi linee di com'è il gioco scaricandolo. Giustamente tu mi hai detto che comunque il gioco non è pesantissimo. Oddio, cioè, non so che... cosa intendi con pesantissimo? Non so spiegartelo a grandi linee, però non so, è un po' come Team Fortress o con League of Legends a livello di pesantezza di gioco, oppure qualcosa di un pochettino più leggero? No dai, come LOL. No, allora calcolate che se comunque giocate a League of Legends potete tranquillamente giocare anche a questo, giusto? Sì. Vai, continua pure a parlare delle caratteristiche. Poi stavo dicendo, ripericolo veloce, c'è il flash che è un quad che è omologato per due che serve per spostare. Il flash mi ricorda il Mangoose di Halo. Che praticamente è un veicolo abbastanza economico, infatti costa 100 di questi punti qua che prendi durante le battaglie. Cioè, da notare specificatamente che comunque questo gioco ha tantissime similitudini alla maggior parte dei giochi che abbiamo giocato, tipo Halo, Half-Life, Rainbow Six, Ghost Recon. Cioè, calcolando che comunque secondo me questo gioco è abbastanza fattibile per chi amante degli FPS. Alta invece, se non sono abituati a giocare comunque a FPS su PC, possono sempre comunque... partire dal presupposto e dire cazzo, quasi quasi me lo provo tanto per vedere com'è, almeno a parere mio. Poi dopo ognuno è sempre libero di fare quel cazzo che vuole, come vi dico sempre. Vai Ale, spiega pure. Poi c'era la Racer, stavamo dicendo, sempre altro veicolo molto veloce però dotato di una torretta per sparare. Il costo è il triplo del flash, quindi molto più costoso. Poi c'è il Sunderer, che secondo me, a quanto ho capito, è il veicolo più importante in questo gioco. Sembra una camionetta alla fine. È una camionetta. Sì, praticamente, ma quelle blindate. Praticamente l'utilizzo di questo qua in battaglia è fondamentale.
Se tu metti in posizione di difesa questa qua, cioè parcheggi questa qua e la sosti in un'azione molto vicina di guerra, il punto di respawn lo puoi utilizzare su questa, se non te la distruggono. Diciamo che ha un'utilità maggiore durante i campi di battaglia. Sì. Poi abbiamo il Lightning, che è un carro armato. Lightning già da come comunque è predisposto e già dalle immagini sembra l'unione di Mass Effect con lo Scorpion di Halo alla fine, se vogliamo metterla su tutti. Cioè sono tantissime similitudini a livello comunque di grafica e comunque di gameplay, secondo me. Non l'ho mai utilizzato. Poi abbiamo il Prowler, che è un altro carro armato un po' più piccolo. Questo qua sembra il carro armato di Metal Slug alla fine. E poi abbiamo, questi qua erano i veicoli da terra. Da notare che ci sono le certificazioni da prendere, infatti c'è le certificazioni del flash che aumentano velocità, resistenza e tutte le altre cose. Una delle prime certificazioni che bisogna prendere è quella del Sunderer. Che è, aspetta, slot multiuso, mi pare. Stazione mobile avanzata del Sunderer, credo che sia questo qua, una delle prime certificazioni che va presa, che è quella là appunto che serve per mettere il Sunderer in modalità respawn, che tutti i tuoi alleati respawnano lì vicino. Così in automatico, se la zona di guerra è abbastanza trafficata, usando il Sunderer in modalità respawn, voi avete la possibilità non solo di respawnare vicino al campo di battaglia, ma bensì anche di poter comunque aiutare i vostri compagni in difficoltà. Non è male come struttura, anche perché calcolando che comunque noi vi stiamo facendo vedere un gameplay un pochettino a scatti, però se vi va di giocarlo, sì, perché noi lo vediamo a scatti, però se avete la possibilità di giocarlo, fidatevi che comunque secondo me potrebbe essere un gioco in pieno. Allora, tornando al presupposto che, come ti dicevo prima, e ci sono tantissime, ma dico fin troppe similitudini con giochi che abbiamo già giocato, la maggior parte di voi che staranno guardando adesso l'immagine del Moschito del Liberator faranno sì che ci assomigliano o al Pelican o altri comunque veicoli che voi avete utilizzato in altri giochi. Quindi io non vorrei dire, ma questo gioco ha pochissima fantasia. Oh, Marco, sei caduto. Non lo so cosa cazzo mi è caduto, dopo ci guardo. ha pochissima fantasia questo gioco, perché alla fine prende cose già viste. Sì, sì. Comunque abbiamo il Moschito, che l'ho usato, i veicoli... No, ragazzi, fermi un secondo. Cioè, voi non neanche immaginate chi mi ha appena scritto adesso, io non ci credo. Cioè, nei commenti c'è scritto Farenz. E io faccio un saluto, perché è la prima volta che un vero VIP ci viene a fare un saluto veramente... Questo gioco è decisamente troppo maschio per i miei gusti. Ragazzi, facciamo un saluto veramente grandissimo a Farenz, che ci sta seguendo, non so come sia possibile questa cosa, ma... Oh! Grazie Farenz per essere passato qua con noi. Ale, qui abbiamo tirato su una botta di... una botta di vita. Non ho capito cosa abbiamo tirato su. Una botta di vita. E sarebbe? È venuto Farenz a fare un suo commentino qua da noi. Ma aspettavo, cazzo. Mi stava dicendo giustamente Marco che è molto interessante e lui ricorda molto Killzone. Ed è vero sta cosa qua. Ci sono troppi aspetti che secondo me comunque ricordano... Cioè, questo gioco qua, in parole povere, possiamo anche smettere comunque di farlo vedere, perché comunque la maggior parte della gente l'ha capito. Ma come? Non fai vedere la cosa più importante? E fagli vedere l'azione, dai. Che palle che sei, minchia, mi hai fatto fare tutto sto cazzo di cose. Poi non mi hai fatto spiegare anche il Moschito, il Liberator. A parte che non li utilizzo mai, perciò, perché non li so guidare i veicoli. Fagli vedere il gameplay, così partiamo. Allora, c'è un tasto che è fantastico. Io amo questo tasto. Infatti c'è scritto pure qua, azione istantanea. Praticamente premi inizio e ti teleporta direttamente la guarda. Inizio. E sopra c'è il countdown. Azione istantanea. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via. E ti porta direttamente all'azione dove c'è più confusione, va.
Allora, naturalmente sempre i soliti caricamenti abissali, perché come tutti i giochi FPS c'è sempre il caricamento. Non è male questa cosa qua. Questa cosa deve essere la sonda che atterra direttamente sul pianeta. La capsula d'atterraggio. Eccoci qua. Molto cupo come ambientazione, comunque. Non assomiglia da... allo Reach. Però qua al momento credo non ci sia nessuno. Ma è tutto blu qua, a me mi sparano a distanza. È tutto blu. La mente si praticamente... è reso conto che comunque... Si hanno riparato gli scudi. Mi sa che non posso entrare. No. Comunque lo scopo di questo gioco è conquistare i terreni. Ora ti faccio vedere... Aspetta, mi metto in un altro posto perché qua mi spaventa e mi sparano. Metto qua. Così. Vi faccio vedere la mappa. Dov'è? Qua. Questa è la mappa. Questa è la mappa per Amerish. Io sono qua e dobbiamo conquistare questa fazione. Infatti, se vedi questi tipo territori, sono territori da conquistare. Vedo che comunque stanno combattendo perché si vedono lampeggiare di arancione. Sì, ma non capisco perché mi abbia buttato qua. Io voglio andare qua invece. Vediamo se premo di nuovo dove mi porta. Azione istantanea disponibile tra 3 minuti. Ok, va bene, non è disponibile al momento. Comunque noi siamo qua e dobbiamo conquistare questi territori. Il nostro obiettivo è conquistare i punti A, B e C che si vedono sulla minimappa. Qua in basso a sinistra. Poi... vediamo, io... è perché qua sono solo, non... io volevo andare in un altro posto. A parte ci sono pure gli scudi alzati, non posso neanche entrare là dentro. Struttura persa. E qui alla fine è proprio la costanza di dire... No, sopra ti escono tutte le notifiche di altre strutture. Per esempio, struttura persa è di un altro posto, non di questo. Ah, ok. Io adesso non capisco. Perché non vedo nessuno? Ma c'è scritto difendi, andiamo a difendere. E giustamente Marco mi fa come paracadute di Battlefield quando scendi. Sì, effettivamente questa storia della capsula è veramente bella. Io torno sempre al discorso che comunque questa cosa qua l'ho rivista, ma l'ho rivista dove? L'ho rivista su Halo DST. Appena inizi che atterri comunque e vedi direttamente la città dalla capsula, a me ricorda molto questa cosa qua. Ho detto, secondo me questo gioco ha troppe similitudini a comunque giochi che abbiamo visto e rivisto miliardi di volte. Non dico che sia una brutta cosa. E sono morto. No, non l'ho visto, cazzo. ti ha fatto... Vabbè, era a livello 37, sì. Lui, che vabbè. Cazzo, va. Aspetta, intanto volevo andare in quel posto dove ti ho detto io, dove si stavano distruggendo e che hanno conquistato naturalmente, infatti era rosso qua. Vedi qua, questi qua sono i punti dove ti puoi dispiegare. Io vorrei andare in un posto dove si stanno massacrando di botte proprio. Ma sì, ma è che se no li annoiamo se gli facciamo vedere. Appunto, io voglio vedere quell'azione dove c'era. Facciamo una cosa. Andiamo su un altro... un altro server, che io mi ricordo che sull'altro server dove cazzo si esce? Ma sai che comunque sono ancora rimasto abbastanza scioccato da Firenze che è entrato e ci ha commentato. Non lo so, io ci sono rimasto, cioè, ma non me la sei aspettata sta cosa qua. Abbastanza shock. Allora, questo è tutto nostro. Intanto io volevo vedere come cazzo si esce da qua. Non me lo ricordo più come si esce, Omar. Ah sì, Ale, adesso partiamo dal presupposto di continuare anche la nostra scaletta, perché comunque ne abbiamo ancora di cose da parlare. Che cosa c'è da parlare? Eh? Che cosa c'è da parlare?
a parlare delle, effettivamente delle ultime notizie comunque che sono saltate fuori su PlayStation 4 e Xbox One, naturalmente dobbiamo anche parlare di questa cosa qua. Certo. Mi sembra anche più che giusto. Anche perché ti ho detto, il nostro parere, a differenza comunque dei giochi, è sempre tra virgolette relativo. Quindi, quello che diciamo noi, come lo diciamo sempre in tutti i nostri live, e come comunque ribadiamo sulla nostra pagina di Advisor Game, noi diciamo i giochi basati sulle nostre esperienze. Sono bravissimo a guidare il quad. Mamma Da mia, che derapata. sei qualcosa di indecente. Da che derapata che faccio? E comunque vi stavo giustamente dicendo, quello che diciamo noi in ambito di videogiochi e in ambito di quello che pensiamo noi, non è che deve essere per forza oracolato. Cioè, quello che diciamo noi è, ragazzi, alla fine una delle caratteristiche effettive del gioco. Noi vi diciamo, abbiamo visto questo, questo e questo, perché il gioco potrebbe Madonna. essere così, così, così. Allora, Marco mi diceva giustamente, dato ufficiale di Xbox One. Allora, fra tutte le notizie sparate fuori fino adesso, Xbox One dovrebbe uscire all'incirca il 21 di novembre. Detto questo, la notizia non è ancora certa, anche perché comunque se volete vedere notizie certe, sembra assurdo, ma in media è sempre meglio guardare Amazon. Amazon, quando voi andate a cercare comunque qualcosa, date l'uscita o altro, trovate, dimmi, secondo me adesso ti fanno il culo. Hanno ucciso. Ma Ecco. che cazzo, hanno armature più forti loro? 25 questo. Vabbè, io sono l'uno. Sergente Tito t'ha fatto giù. Beh, Ale, adesso puoi anche chiudere il gameplay. Così finisco il E discorso. che cazzo faccio io? Se vuoi far vedere anche un altro gioco. Che gioco devo fare a vedere? Oh mamma mia, non è che devi vedere la mia faccia. Allora, Non lo vedrò. tornando comunque al semplice fatto che vi dicevo, Xbox One, se volete effettivamente una notizia certa, di solito io per sicurezza, quasi non certa e non matematica, vado su Amazon per vedere se ci sono sempre comunque delle date, delle uscite di videogiochi o comunque di console. Quasi sempre andavo a vederla per essere quasi sicuro, anche perché comunque Amazon per vendere la console deve venderla in un determinato giorno esatto, quindi non è che può mettere un giorno così a caso. Un consiglio che vi do, se volete effettivamente essere certi, secondo me vi converrebbe andare direttamente su Amazon e dargli un occhio così. Omar, ci chiedono di fare pubblicità. Come? Resident Evil fans. Ah, Resident Evil fans, fai vedere. Ciao, sono la pagina di Resident Evil, potreste pubblicizzarsi per favore, grazie. Ma certo, allora ragazzi, fresca fresca adesso, ci hanno richiesto una pubblicità, la pagina in questione si chiama Resident Evil fans, naturalmente come immagine, adesso vi dico esattamente perché se mi si apre l'immagine. Allora, come logo della loro pagina è Wesker con sottoscritto Resident Evil e simbolo dell'Umbrella. Quindi, noi come Advisor Game non disdegniamo mai nessuno e facciamo sempre pubblicità perché? Perché alla fine, io come vi ho sempre detto, io non ci guadagno nulla, però mi piace essere cordiale e gentile con le persone che ho davanti. Perché questo? Per il semplice fatto che comunque dare una mano a un'altra pagina non fa mai schifo, come dico io. Se poi dopo la pagina o comunque l'altra persona ci vuole dare una mano, ben venga.
questo è chiaro, è chiaro sempre per tutti. Allora, io adesso stavo ancora guardando per l'esattezza su Amazon per vedere se effettivamente avessero pubblicato una notizia certa. Come avevo detto, 21 novembre era quello che ormai stanno spammando in giro a destra e a sinistra tutti, dicendo che comunque dovrebbe essere il giorno di uscita, cioè 21 novembre. Amazon non ha ancora confermato questa cosa qua. E conferma che comunque è in arrivo in novembre 2013. Quindi, in risposta per te, Marco, Xbox One uscita per ora è questa, cioè novembre 2013, molto probabilmente, non voglio sbagliare, non voglio dir cazzate, ma voglio andare a vedere l'uscita di Call of Duty Ghost. Dove la vuoi andare a vedere? Sempre su Amazon. Su Amazon. Sì, sempre su Amazon perché effettivamente... Allora, su Amazon l'uscita di quello di Ah, ma l'hai detto che praticamente i pre-order ha vinto la PS3 nei pre-order? Sei sicuro? Sì, al 100%. Già Da ha vinto quando la PS3. La PS4, scusa, quella PS3. è? Allora, vediamo un attimo. Pre-order. È avanti già la PS4 rispetto all'Xbox One. Allora, poi ho l'Xbox One, vediamo un po'. Cerchiamo i risultati di queste notizie. Allora, perché voglio vedere se è effettivamente così vero come mi dici tu o no. È così, ho Allora. detto, no? Che l'ho inventato perché ricordiamo che non sono di parte assolutamente io di nessuno. A me mi interessa la qualità del prodotto e non me ne frega un cazzo delle battaglie tra Xbox e PS. No, invece ti sbagli. Allora, No, i che non mi sbaglio pre-order. perché io l'ho letto. Aspetta, lo dico subito dopo che l'ho letto. Allora, senti questa. Amazon annuncia 24 ore. Prenotazioni di Xbox One hanno superato No, io sto di parlando di GameStop, no? Di Amazon. Ecco, Cerchiamo GameStop. Pre-order guardate Xbox che... One, GameStop. Allora. Ma non ti piace scrivere PS4 invece di Xbox One? No, è che sono abituato a scrivere sempre Xbox e automaticamente mi si aggiunge il One. Allora, vediamo un po'. Per adesso notizia delle ultime 24 ore. No, io che vedo sono sempre notizie che comunque Xbox One ha superato i pre-order di sempre di PS4. Ultime notizie, sì. Beh, che hanno stoppato i pre-order di Xbox One perché li hanno superati. Ad esempio, ho letto adesso che hanno bloccato i pre-order di Xbox One su GameStop perché hanno superato il limite. Quindi, poche parole, Quindi cosa? molto probabilmente Xbox avrà superato a grandi linee la console PlayStation 4. Vediamo. Allora. Pre-order Guarda, dimmi se GameStop vedi. PS4. Dimmi. No, vedo assolutamente nulla. Aspetta che ora mi picciolisco allora. Sto facendo vedere un altro gioco, no? Il mio caro vecchio gioco, uno dei miei primi giochi online quest'estate. Allora, video. Io sto cercando queste fantomatiche notizie, ma non vedo notizie fresche comunque riguardo di quello che dicevi tu dei pre-order
No, cioè perché poi le notizie vanno veramente vecchie anche. Cioè dicono che, ad esempio, c'è un rumor che secondo Amazon PlayStation 4 potrebbe avere luce addirittura nel mese di ottobre, a precisare il 29 ottobre, anticipando di un mese la casa di Microsoft. Omar, riesci a vedere ora di me? No, è sempre nero, Ale. No, è impossibile guardare sempre nero perché c'è la finestra. Ti sto dicendo che noi tutti, ragazzi, adesso lui non crede a me, quindi scriveteglielo voi. Io vedo nero e spero anche voi che vediate nero, quindi Come scriveteglielo. speri? Speri che loro vedino nero? Io vedo nero, ragazzi, scriveteglielo anche voi, così almeno capisce che alla fine non sono scemo io che vedo nero. Scriveteglielo voi nei commenti. C'è un croce. Io, tu. Tornando al discorso comunque PlayStation 4 Xbox One. Allora, questa è una teoria che ho tirato fuori io e so che non ha fondamento in tutto. Ecco, naturalmente ha chiuso Chrome un'altra volta. So che questa teoria che vi sto dicendo non ha fondamento, però mi è sembrato talmente strano che abbiano ritrattato e chiuso un'altra volta Chrome, No, l'ho Ale. Cosa hai fatto? chiuso apposta per vedere se. Questa è una teoria che mi sono dato io. Allora, voi vi siete mai chiesti effettivamente quando c'è stata la presentazione delle tre, come sia stato possibile che Microsoft, dopo aver fatto comunque anni e anni a dare un servizio ottimo, decide di punto in bianco di mettere delle privatizzazioni a livello di vendita dei giochi, degli usati soprattutto, e tutto quello che riguarda comunque il fatto dello scambio e non. Allora, perché? Io ho detto, secondo me, è stata, diciamo, la mia idea che mi è balzata per la testa. Il semplice fatto. C'è Fares che mi fa VIP, ma va a cagare. No, vabbè, permetti, scusami, Fares, che io non ti conosco. Mi ha fatto piacere che tu sei qua. Cioè, io sono un tuo grande estimatore, tuo grande fan. Tu sei qua che mi stai ascoltando, c'ho quasi la pelle d'oca, c'ho le palpitazioni e mi fa molto piacere che tu sei qua e che commenti. Si sta pure mettendo a piangere dall'emozione. Guarda che si tocca il No, naso. non è che mi sto mettendo a piangere, è che sono abbastanza Stupido, emozionato. sorrisino stupido che c'ha sulla faccia. E dietro Non adesso fa. ora si accende pure la sigaretta perché si è innervosito. Per tranquillizzarsi un po'. Abbastanza. No, tornando al discorso di questa teoria che vi stavo dicendo, il fatto che comunque alla presentazione delle tre sia Xbox che Microsoft hanno tirato fuori le loro console. Ok, perfetto, fin qua ci siamo. Xbox ha tirato fuori tutto quello che riguardava blocco sugli usati, codici per riscattare comunque l'usato, fatto che hai la tua lista di 10 persone che potevi condividere con 10 persone familiari o comunque amici stretti, la possibilità comunque di condividere i giochi che tu avevi. Ok, fin qua mi poteva stare anche bene, ma perché tutta questa cazzata qua? Perché alla fine comunque non tutti hanno la possibilità di comprare i giochi, non tutti hanno la possibilità di prendere l'uscita appena arrivata, quindi grazie Ale, che tu naturalmente dai sì, che dai quel tocco in Questi più blocchi, di scusa, questo è il bello classe della diretta. Potevi andare nelle avanti, mie non ti devi frasi. soffermare sugli errori della diretta. Vai a Non sei fare un in vero culo. presentatore. No, infatti io sono in erba, quindi Sei in non merda, no, in erba. posso. A fare culo un'altra volta. Come giustamente vi stavo dicendo, è il semplice fatto che poi. Giustamente, Xbox ha sempre viaggiato su un servizio di qualità, punto in bianco, e l'età rappresenta questa cazzata. Ok, va bene, è una cazzata. Io, ragazzi, io sono Xboxaro, lo sono sempre stato, amo comunque anche PlayStation, la uso molto meno, gioco la Wii, quindi non è che io disdegno comunque il fattore console a casa, ne ho una quantità industriale,
o tre Xbox, una PlayStation, una Wii, Nintendo DS, Vive e tutto è, cioè potrei tranquillamente aprire un GameStop con tutti i giochi che ho a casa, ma il discorso sta proprio in questo. Cioè io dico, tu metti questa cosa qua e poi vedi che PlayStation è tutto l'opposto, tutto bello, tutto di qua, tutto di là. Tempo, due giorni, smentiscono tutte le cose. Mi sembra strano, cioè questa cosa qua per me l'hanno fatta appositamente per vedere come le persone potevano effettivamente reagire a questo tipo di notizia. Hanno visto che hanno preso insaccate di nomi, hanno preso fischi, anche perché ci sono state notizie in cui i video di Xbox Live della presentazione delle tre sono stati modificati, in alcune notizie si leggono queste cose qua, dopo non si sa se sono veritiere o no, anche perché comunque ci deve essere una persona diretta a riguardo. Dicevano giustamente che volevano sapere se effettivamente la reazione che potevano avere la clientela Microsoft o comunque la clientela di nuova generazione comprando Xbox One. Che secondo me hanno fatto tutto questo per vedere solo cosa ne pensava la gente. Visto che comunque, come dicevo, i fischi che hanno preso e poi i video sono stati modificati con gli applausi, le varie presentazioni e tutto, fa sì che secondo me tutto questo era solamente una maschera per far dopo tirare fuori quello che effettivamente doveva essere Xbox One. Naturalmente, caso strano, PlayStation tutto bello, tutto di qua, tutto di là, ma non avevano parlato, o meno, avevano solo accennato del fatto di un live a pagamento, cosa che dopo è diventata effettiva a distanza di qualche giorno. Ora, io non metto in discussione che non sia giusto o sbagliato pagare un servizio. Se tu paghi un servizio, naturalmente lo usufruisci. Ma naturalmente è la tua scelta se vuoi averlo o no. Cioè, se vuoi, tu vuoi giocare online e vuoi giocare gratis, pace. Cioè, il discorso sta proprio in questo. Su console a pagamento mantieni comunque PlayStation 3 fino all'uscita comunque di quando c'è la PlayStation 4, dopo diventerà tutto a pagamento, sia PlayStation 3 che PlayStation 4, e naturalmente PS Vita e tutto quello che riguarda. Ma è proprio il discorso di dire, aspettando dopo le tre, così naturalmente tutta la gente che ha visto le tre ha visto PlayStation 4 e ha detto cazzo, dobbiamo comprare PlayStation 4 perché non ha vincoli, non ha niente, c'è ancora tutto gratis. Ok, anche tutto gratis, ma passato qualche giorno ve l'ha messa nel culo. Quindi che caso è, cosa fate adesso? Cioè, vi lamentate che dite cazzo, io già ho già ordinato comunque PlayStation 4 piuttosto che Xbox One. Ognuno è libero comunque di fare le proprie scelte. Questo è stato il mio discorso, è stata, diciamo, una mia sega mentale, se vogliamo metterla ancora riconfermata, che comunque Fanez ha cancellato il post di prima e aggiungendomi Beagle. Che cosa? Ragazzi, sono diventato Bordeaux quasi. Cioè, sarà l'effetto di Finance. Omar. Tranquillizzati, dai. Non pare il culo che dopo diventa ancora più rosso di come sono adesso. Allora, altro che possiamo dire comunque. Giustamente, Nozzo mi diceva che comunque Sony ha avuto più vendite su GameStop. È vero. Perché? Qualche tempo fa ero andato al GameStop della mia città per naturalmente vedere se c'era qualche promozione riguardante le console. E se mi ricordo bene, mi avevano detto che se portavo tre giochi o comunque la console ci sarebbe stato uno sconto sulla console. Ma adesso non mi ricordo se sia per PlayStation 4 che per Xbox One. Io, ragazzi, onestamente non ho ordinato nessuno delle due. Cioè, io non ho fatto ordini su Xbox One o PlayStation 4. Niente. Io non ho ancora ordinato niente. Cioè, voi mi direte, cazzo, tu sei fan di qua, console di là, poi non hai ancora ordinato nulla. Effettivamente non ho ancora ordinato qualcosa, cazzo. No, per il semplice fatto che io preferisco aspettare ancora,
e vedere se c'è qualche notizia. Io aspetterò, forse tanto settembre, se non dire anche fine ottobre. Poi dopo, se mi gira comunque l'embolo, dirò, ma sì, per quale motivo non ordinare una per quale l'altra? Non dico che comunque le prenderò entrambe, cioè, lo dico chiaro e tondo, molto probabilmente le prenderò tutte e due, anche perché da buon fan... Le prenderai? Questo non lo so, molto probabilmente, non so se... molto probabilmente... Lo sai, tu hai la solita battuta di merda, mi fai? Non so se prenderla da GameStop o prenderla da un altro negozio. Adesso vedrò da entrambi i casi. Quindi in un allora, negozio la prenderai, va? E prenderò sempre il negozio comunque. Allora, sì. Il discorso... Aspetta, finisco di dire comunque due cose perché sono anche due commenti. Uno di Franco... E mi fa, scusa, peggio Xbox che fa la sbolona con il nuovo Steam su console e poi ritira tutto con la coda fra le gambe. È vero, questo è vero anche sul discorso di PlayStation, che naturalmente fino all'ultimo ha detto nessun pagamento e poi a un certo punto l'ha schiaffata a tutti dicendo ok, voi adesso pagate anche voi il live per avere un servizio. Marco diceva giustamente, io anche se Sony rimaneva gratis, Xbox a vita. Anche però poi... c'è da dire anche la differenza di prezzo e la differenza di uscita. Sì, però calcoliamo che comunque sia Xbox One che PlayStation 4 non ha non ha i prezzi ben stabiliti, perché ha due versioni. Una più conveniente e una meno conveniente. Come del resto sempre è stato. Come esattamente. C'era per Xbox, ricordo che c'è stata l'arcade e poi c'è stata quella la Elite. Esatto. Poi calcolando... ci sono state delle versioni naturalmente che hanno cambiato, hanno fatto invece che nero opaco l'hanno fatta nero lucido. Allora, calcolando che comunque Xbox ha tirato fuori una console con Kinect... al prezzo complessivo di 4,99 e ha fatto una versione senza il Kinect da 3,99 e poi se non mi sbaglio all'interno della console di Xbox Limited Edition Day One ci dovrebbero essere anche 12 mesi di live gratuiti inseriti dentro. Quindi non è che io dico, cazzo sono 100 euro in più, puttana troia, 499 euro per prendermi Xbox, cioè per prendermi Xbox One, però dentro Kinect e 12 mesi di live. Ma vaffanculo, scusami, allora piuttosto mi prendo questa. Cosa che invece in Sony, in PlayStation 4, io non ho ancora visto nulla a riguardo di questo abbonamento in omaggio. Quindi ragazzi, tranquillamente, io adesso vado a cercarmi la notizia perché non voglio dire cazzate. Cioè, allora, Xbox One Limited Bundle. Allora, vediamo un attimo. Perché così almeno siamo sicuri e non ho detto una fagnata per un'altra e non ci sbagliamo. Vediamo un po'. Cosa? Vediamo un po'. Perché io adesso sono curioso, perché se ho detto una puttanata, chiedo scusa a tutti. Però se non è come tale, allora. Beh, un'altra cosa che esempio hanno tolto, grazie al cielo, è il fatto che comunque non deve essere connessa 24 ore su 24, è un'altra notizia che non ho detto. E qui ripeto
che giustamente non avevo parlato prima. È già una cosa già a favore comunque di Xbox, no? Dai, è sempre, sempre questione di dire, ognuno sceglie quello che vuole giocare. Allora, no, cazzo, non mi ricordo dove l'ho letto. Ah no, mi sono sbagliato. C'è un abbonamento. C'è un abbonamento, ma ho sbagliato io della quantità di giorni. Allora, stavo leggendo tramite l'Espresso, in una notizia, che questa qua è una notizia vecchia, dell'11 giugno. Qui dice che comunque all'interno ci dovrebbe essere 14 giorni di prova di Xbox Live, che non è 12 mesi. Però io l'ho letta questa notizia, ma non sono, non mi ricordo esattamente dove l'ho letta. Quindi fate conto di non prendere a pieno quello che vi sto dicendo. Comunque, sul semplice fatto che comunque hanno tolto il discorso di essere sempre connessi 24 ore su 24 per la console, nessuna restrizione sugli usati, secondo me hanno fatto fare un balzo di qualità rispetto comunque ai precedenti, alle precedenti notizie. Almeno come la penso io. Poi dopo spetta comunque la decisione di uno o dell'altro di prendere una console e prendere un'altra. Comunque, giustamente, come dicevo, sia Xbox che PlayStation, PlayStation 4 hanno tirato fuori delle console, una al prezzo di 3,99 e l'altra 4,99. Naturalmente, per non farsi mettere il cosiddetto bastone nelle ruote, la cara Microsoft ha tirato fuori un altro tipo di console molto più conveniente, al prezzo di 379,99 dollari, ed è già inferiore al prezzo di Xbox, cioè scusate, al prezzo di PlayStation 4. Cioè, voi immaginatevi già che comunque avete risparmiato 120 euro puliti puliti da quella limited edition a questa. Da quello che poi comunque c'è scritto, che l'unica differenza sostanziale fra la limited edition day one e questa è l'assenza del Kinect. Quindi, cosa è stato fatto? È stato fatto qualcosa di più fattibile, qualcosa più a portata di tutti, piuttosto che avere una console da 4,99 e una console da 3,79. 3,79? Sì, 3,79. Cioè, allora ragazzi, adesso non è per dire rispondere a Franco dicendo è peggio Xbox o dire peggio PlayStation. Tutte e due hanno tirato fuori prodotti fantastici, prezzo veramente alto, perché effettivamente non è la portata di tutti prendere la limited edition di Xbox One a 4,99, sono 500 euro. Cioè, per me sarebbe mezzo stipendio. Cioè, io ho lavorato metà mese... Scusate, stavo leggendo un messaggio un attimino di Franco, che non è alla portata di tutti, non è la possibilità alla mano di comunque spendere tutti questi soldi. Giustamente Microsoft ha voluto fare qualcosa di più conveniente e un po' più per tutte le tasche, perché se ci fate caso, alla fine una limited edition di una console Xbox 360 alla fine viene a costare bene o male questo prezzo, 3,99 o 3,69. Cioè, io mi ricordo che quando è uscita quella di Gears of War volevo prenderla, costava ancora un po' tantino, ho detto no cazzo, c'ho già quella di Halo Reach, quella di Resident Evil 5 e c'ho la prima Xbox del Day One, quindi ho lasciato perdere. Allora, io ho un messaggio da dare a Farenz, se ci sta ascoltando, da parte di Franco Cioffi, che ci ha scritto ciao, sono Aziz, potresti fare la flop 10 delle 3 2013. Quindi aspettiamo un tuo commento, Farenz, in tutto questo. Tornando comunque al discorso PlayStation 4 Xbox One, io ragazzi vi dico sempre,
quello che vi dico io non è oracolato e quello che vi dico io non dovete seguirlo alla lettera. Io non sono né di parte né di una né di parte da quell'altra, infatti non ho preso né una né l'altra per adesso. Il discorso sta proprio in questo. Se volete comprare qualcosa, pensateci bene, fatevi due conti in tasca, vedete quali sono i titoli che potrebbero rispecchiare appieno il vostro stile di gioco, e allora sì, vi comprate una console del genere. Se no, è tanto inutile che vi mettete lì e dite cazzo, ho ordinato PlayStation 4 perché io sono abituato a PlayStation, o sì, perché ho preso Xbox perché sono abituato a giocare sempre su Xbox. Sono affari vostri, rendetevi conto semplicemente di questo. Se volete comprare una console, pensateci bene. Non sono quei 100 euro di differenza, per l'amore, sono 100 euro di differenza fra una e l'altra, però sappiate che comunque in base a, alle nuove console che ci sono adesso, il fatto del Blu-ray disc, il fatto del... E finalmente nuove... l'hanno incrementato in Xbox. Finalmente, dopo tanto. Cioè, io quello che vi dico, alla fine, ognuno se vuole giocare può comprare sia uno che l'altro. Io non è che dico tu hai sbagliato se compri quella o tu hai sbagliato se compri quell'altra, è affare di chi ci gioca. Il fatto comunque adesso di pagare un servizio live non fa altro che comunque garantire un servizio in entrambi i casi a favore nostro e a favore loro, anche perché giustamente anche Xbox in quest'ultimo periodo sta regalando due giochi al mese. Due giochi che comunque non sono nuovissimi, però almeno si ha questa possibilità. Che per chi non ci ha giocato? Poi sono gran giochi, scusa. Esempio, adesso in questi dal l'1 e il 2 luglio c'è la possibilità su Xbox Live di prendere Assassin's Creed 3 a 9,90 euro. E Assassin's Creed non è che è uscito poi tanto tempo fa, giusto? Giusto? Il 2, da dire. Quindi, No, l'1. Il 2 dico, no, l'1 è quello che hanno messo. no, Assassin's Creed 3, l'ultimo, quello in America. Gratis? No, non gratis. Ah, perché quello gratis è il 2 che hanno messo. Quello gratis è 2. L'Assassin's Creed 3 l'hanno messo a 9,90 euro su Xbox Live. Vabbè. Cioè, fai conto che comunque comprare dal negozio ti costa ancora un po'. Certo. Tu, spendendo 9,90 euro, dici Già lo paghi io ancora 39 euro sicuri. ce l'ho. Esatto, bravissimo. Cioè, il Sicuri, fatto che perché poi anche di più lo dovresti pagare se non sbaglio. 39 euro forse lo trovi, no, 29 lo trovi usato, 30 euro, toh. No, comunque anche Borderlands c'è a 9,99 euro, c'erano diversi, c'erano due o tre titoli comunque a 9,99 euro. Cioè, da rendersi conto che comunque questo sia, Xbox ha capito anche lei che effettivamente per avere comunque un maggior successo e avere forse un attimino di libertà in più, a mettere qualche gioco che comunque è un best seller, perché Assassin's Creed comunque è stato un giocone, Borderlands è stato un grandissimo gioco a premio, bellissimo, giocato in cooperativa ancora meglio, Borderlands 2 anche. Cioè sono tutti giochi, ragazzi, che secondo me rispecchiano appieno comunque la possibilità di coinvolgere di più il giocatore, perché sono giochi veramente belli in ambito comunque di gameplay, in ambito comunque di storia, perché comunque il fatto di Assassin's Creed 3 che hanno aggiunto le battaglie navali, Borderlands con la possibilità di avere la cooperativa fino a 4 persone e naturalmente più persone entrano, cioè che il massimo è 4, e più la difficoltà del gioco aumenta. Rendetevi conto che comunque già sono caratteristiche comunque piccole ma essenziali. Anche un Fable, che adesso lo davano gratuitamente. Cioè Fable ha avuto un grande successo in ambito di Così ti voglio, gioco, così. Le in ambito di gioco di ruolo, cioè di ruolo tra distraction virgolette. questo, Amar. Ho Vaffanculo messo alla prova. Distraction 2. Un'altra domanda sempre di Franco,
indirizzata a Firenze, sempre se si sta ascoltando, e mi chiedeva, ma invitarlo nel prossimo Hangout? Le trollate con le Blanche. Ti stai guardando la mia partita? No, io sto parlando, quindi non ti sto seguendo. No, stavo dicendo, più che altro, Franco mi stava dicendo, perché non invitarlo nel prossimo Hangout? Zio Firenze è un grande, non penso ti dirà di no. Firenze, non so se potrà essere dei nostri, se dovesse essere dei nostri mi farebbe molto piacere, comunque a sua discrezione dirmi sì mi farebbe piacere o no, mi dispiace non posso. Comunque, Franco, se vuoi scriverlo anche tu nei commenti, perché sembra che dopo li leggo io così a caso, però tu scrivilo direttamente sotto. Altro che posso dire, nient'altro, anche perché ce ne sarebbe veramente tanto da parlare in ambito di Xbox e Xbox PlayStation. PS4, questa PS3, sono fissato con questa PS3. E io infatti vedi che dico PS3 invece io vedi che sempre dico Xbox e poi dico PS, PlayStation, così almeno non mi sbaglio coi nomi. È come quando tipo cambia l'anno e tu dici ancora, per esempio, 2012, siamo nel 2012. Sì, i primi giorni, le prime settimane dici sempre una cazzata per un'altra. Altro che possiamo dire. Allora, io mi auguro che comunque le prossime notizie che arriveranno in ambito di Xbox e in ambito di PlayStation 4 siano sempre notizie comunque belle da leggere. Ho fatto una cazzata. E comunque ci diano la possibilità di interagire per chi è appassionato di Xbox e per chi è appassionato di PlayStation. Io giustamente mi fa sempre piacere che comunque gente tipo Marco, Franco, Riona Rushima, Firenze, che è venuto a salutarci, comunque a commentare, ci abbia dato comunque la possibilità di sempre di discutere su Xbox e PlayStation. Anche perché comunque è sempre bello avere due opposti che si imbrattono su un frangente solo. Cioè il discorso sta proprio in questo. Meglio uno, meglio l'altro. No. Quale preferisci tu o quale preferisci quell'altro? Sì, allora questo sia il discorso. Io non dico che sia giusto o sbagliato dire la propria. Ognuno è libero di decidere e ognuno è libero di dire proprio quello che vuole. Allora... altro discorso PlayStation? No, assolutamente nulla. Abbiamo parlato comunque di due giochi stasera. Abbiamo parlato di All Point Bulletin, è un gioco molto simile a GTA, quindi se siete appassionati della saga GTA genere. Del genere, potete tranquillamente giocarvelo solo esclusivamente PC. L'altro è PlanetSide 2. Cosa? Cosa hai fatto? Se come allora, sono con le Blanche, no, mi diverto tipo, a saltare di qua e di là e sono morto. Stavo dicendo, PlanetSide 2, per chi è appassionato del genere Rainbow Six, Ghost Recon, Halo, se vogliamo dirlo, e Half-Life, quindi ricordatevi anche PlanetSide, sempre comunque su console, su PC. Entrambi i giochi noiosissimi da giocare da solo, trovatevi una compagnia. Se avete la possibilità, giocatevi in compagnia, come sempre. Come tutti, naturalmente, quasi tutti i giochi sono pallosi giocare da solo. Perché giustamente noi diciamo sempre giocatevi in compagnia, perché giustamente il nostro logo di Advisor Game motto. Better with Friend è perché giocare con gli amici. Meglio con gli amici piuttosto che giocare da soli, perché uno sarà anche abituato a giocare da solo, non lo metto in dubbio, ma giocare in compagnia, farsi quattro risate, esempio giocare a un Lineage come facciamo io e Alessandro e morirci sotto il raid boss e fare la figura degli imbecilli, sì, abbiamo fatta anche questa, oppure guardarsi le Olimpiadi su Lineage. Esatto, voi calcolate che io e lui delle volte passiamo solamente le giornate a guardare le Olimpiadi degli incontri che c'erano all'interno di Lineage 2. Cioè, purtroppo abbiamo passato veramente tempi veramente brutti in questo frangente.
Altro che possiamo dire, vediamo, nient'altro, perché alla fine comunque abbiamo detto la maggior parte delle cose che vogliamo fare. Abbiamo parlato di PlayStation, abbiamo parlato di Xbox, abbiamo fatto la pubblicità alle varie pagine che comunque ringraziamo spesso e volentieri, che anche loro ogni tanto ci pubblicizzano e tutto. Ricordo l'ultima pagina che ci ha chiesto la pubblicità è stata Resident Evil Fans. Resident Evil Fans. Quindi ragazzi, io ve lo dico, cioè, già comunque c'ho il cartello di questo scritto Resident Evil, so che voi lo leggerete storto, no, non posso farci nulla, andiamo, faccio così, adesso dovrebbe vedersi giusto. Quindi, come vi stavo dicendo, io adesso ragazzi, live, vabbè, sono 20 alle 11, quindi direi che abbiamo parlato a sufficienza, abbiamo parlato veramente per tanto, abbiamo elencato i diversi giochi, abbiamo fatto pubblicità. Io ragazzi ringrazio veramente tutti anche oggi per essere stati tanti, vi avete condiviso, comunque ci avete fatto le domande, siete stati qua con la nostra compagnia e tutto. Ringrazio Marco, Odemon Marco su Xbox Live, ringrazio Franco che anche lui gioca con me spesso e volentieri a Minecraft e tutto. Ringrazio Rina Rushima che è stato qua in nostra compagnia e ci ha ascoltati. Un saluto a ZeroGrab che anche lui è venuto a farci un saluto. Ah, ricorda che, che il prossimo live sarà la mia sfida? Lo comincio a scaricare già stanotte. Ok. E naturalmente io lo so che mi manderà a fare in culo un'altra volta, mi manderà a cagare più che altro, non a fare in culo, ma a cagare. Io saluto ancora l'angolo di Firenze, cioè proprio Firenze è venuto a farci un saluto stasera, veramente ne sono veramente onorato, io ci sono rimasto di merda, non me lo sarei aspettato, anche perché comunque io sono un suo grandissimo fan, lo seguo da diverso tempo, poi ogni tanto lo becco che viene a fare, credo, un giro al dente all'Hipper dove lavoro io, e ogni tanto lo vedo, io per vergogna non lo saluto neanche perché comunque non voglio fare la figura dell'imbecille, però comunque ringrazio veramente anche Fans per essere stato qua con noi, per aver ascoltato il nostro live o quello che comunque è riuscito ad ascoltare. Ringrazio tutti voi, amici miei, che siete sempre qua con Advisor Game. So che comunque voi condividete spesso e volentieri. Io sapete che ve lo chiedo, non sto elemosinando comunque nulla, però lo faccio se vi interessa e tutto. Mi farebbe piacere se scusate, stavo leggendo un altro messaggio di Franco, che porcaccia miseria. Adesso, scusate, io lo scrivo un attimo, gli dico. Commenta sotto i video perché sembra quasi che sono io che dico le cose Perché? Ma dove te lo stai scrivendo, scusa? su Facebook. Video perché Io sono rimasto farò su YouTube al commento di Marco, quello un che ne rimaneva imbecille. gratis. Un imbecille a dire le tue frasi. Ok, allora, come giustamente vi stavo dicendo, io vi chiedo la possibilità, se avete voglia o mi volete fare un po' di pubblicità, non solo per me, ma anche per il fatto che adesso è tornata anche Noze in mia compagnia. E io spero e mi auguro che si compri una fottutissima webcam. Perché mi sono stufato tutte le sante volte, c'è sempre la mia faccia di minchia e che parlo sempre io. Lui invece fa tanto il bulletto, s'atteggia tanto, però lui non si vede mai. Quindi, ragazzi, mi raccomando, mettete sempre mi piace sulla mia pagina di Facebook, sulla nostra pagina di Facebook, perché adesso è tornata anche l'altro minchione, che è Cucci di Advisor cazzo. Game.
Se naturalmente avete degli amici e tutto, condividete anche il nostro canale di YouTube che è Advisor Game TV. Naturalmente noi faremo tutti questi live. Adesso spero tanto di riuscire a fare qualche gameplay su console, anche perché l'ultimo gameplay che è stato fatto quello di per quale motivo mi sono messo a giocare a Modern Warfare 3. E io chi se l'è perso se lo vado a vedere, per piacere, perché c'è stato qualcosa di imbarazzante. Quindi vi dico sempre, condividete la nostra pagina di YouTube, che più saliamo e più comunque ci possono anche notare qualche persona in più, e abbiamo la possibilità di fare anche qualche hangout con qualche personaggino famoso. Io spero comunque, come giustamente mi ha detto Franco, guardalo, come si sta emozionando, guardalo, anche se è una faccia di merda, che Farenz venga a fare un live con noi, mi farebbe molto piacere. Aspetta, ora gli lascio scritto l'indirizzo di Omar, vediamo se gli può fare il regalo e gli invia le sue mutandine. Vai a fare il culo, va. No, tornando al discorso, guarda che è diventato tutto rosso, guarda. No, a parte che c'è un caldo bestiale, a parte quello che c'è, adesso c'ho il computer che sta scaldando una quantità industriale, c'ho lo schermo davanti e sto facendo le lampade abbronzanti. Quindi vi chiedo sempre, commentate, se pubblichiamo qualcosa, mettete anche una cazzata, qualcos'altro, che almeno ci fa piacere che ci seguite e ci lasciate comunque un commento. Se i nostri meme o immagini che postiamo vi possono piacere, condividetele pure, tanto noi siamo qua appositamente per postarle per voi, anche perché sono soprattutto io che porto avanti la pagina di YouTube e questo minchione scrive due cagate all'anno. Che cazzo dici? È vero, è postato due immagini stasera perché dovevamo fare il live, se no non le non facevo. È vero, ho postato pure le due super hit di LOL. Ehi, scusami, io il video di LOL che ho postato io è molto meglio del tuo. No, facciamo a votazioni quali sono i migliori, i miei due video oppure il tuo? Anzi, allora, i miei tre video, perché se contiamo pure quello di Alistair sono tre. Allora, ragazzi, adesso io sulla nostra pagina ho postato, e anzi ho caricato anche sul canale YouTube, il video è divertente. Allora, devi dire una cosa, di mettere mi piace ai video più divertenti che ci sono nella nostra pagina, così vediamo chi mi riceve di più. Esatto, mettete okay. Mi piace. Allora, calcolate che io come video di LOL ne ho messo solo uno, il trailer, quello divertente. Gli altri li ha messi tutti Noz. Quindi, se volete, mettete mi piace alla pagina che vi poteva essere, cioè il video più divertente che è stato postato. Io ne ho messi tre. Guarda che ricordati che non, ricorda che non è la quantità, ma okay. È la qualità. Sì, c'entrano la qualità. La qualità, il mio video è dalle casse di dita. Quindi, io ragazzi faccio un saluto generale a tutti, grazie ancora per essere stati in nostra compagnia, mi raccomando sempre mi piace, condividete e tutto quello che riguarda comunque Advisor Game, ricordate, non lo facciamo per noi, ma lo facciamo per tenere compagnia a voi, perché Advisor Game non siamo noi, ma siete voi, un po' come la COP sei tu. Advisor Game siete voi. Immaginate un po' Omar che si sveglia la notte come nella pubblicità della Coppa. Sentiamo questa ennesima cazzata. Dai. No, dai, mi hai visto? Mi rovini il momento. Dai, basta. Come adesso ti rovino il momento. Comunque, io ringrazio tutti. Ringrazio il VIP che è subentrato. Ringrazio Franco, Marco, Rio Narushima, Zero Grab. Io ringrazio tutta questa gente più tutti gli altri che ci hanno seguito che non hanno commentato, quindi non so esattamente chi sono. Ringrazio tutti, veramente tutti. Ricordate sempre, condividete i nostri link, le nostre pagine, commentate, come ribadisco, la nostra pagina di Facebook è Advisor Game, invece il nostro canale YouTube è Advisor Game TV. Mi raccomando, iscrivetevi, mettete mi piace, condividete i video, e c'è una scommessa in ballo fra il mio video di League of Legends e i video di Noz, i suoi tre video. Quindi mettete mi piace a me, perché tanto allora, aspetta, allora facciamo bello. Così. Facciamo Dai. Così.
Chi vince la sfida? Eh? Sceglie il gioco e il prossimo live, il primo che vince dovrà subire una penitenza. Dai, forza, facciamo così. Praticamente tu scegli un gioco, per esempio facciamo il caso che tu ricevi più mi piace nel tuo video e vinci okay. questa scommessa. Nel prossimo live scegli un gioco e lo dovremmo finire in diretta. Chi non ci riesce dovrà subire una penitenza dall'altro oppure dai nostri fan. No, anzi, soprattutto che il gioco non lo scegliamo noi. Non lo scelgo io se vinco io. Il gioco lo scelgono loro. Che è ancora più divertente la cosa. Quindi, vabbè, ragazzi, allora fai una cosa. Dopo questo live pubblichiamo un questionario con dei giochi e i fan dovranno votare. Così facciamo il prossimo live, lo incentriamo su quel gioco, lo finiamo in diretta. Esatto, ci metteremo lì come degli assatanati. Un vintage. Un tipo, gioco che ne vintage. So, Super Mario 64, un Resident Evil 2, 3, oppure che ne so. Io Resident Evil 2, 3 te la metto in culo subito perché sono più bravo di te, l'ho giocato una quindicina di volte forse. Il 3 io non mi batti, al 3 non mi batti. Tu sul 2 me lo puoi puppare tranquillamente. Il 3 è il mio preferito di tutti i Resident Evil. Quindi ragazzi, fatemi vincere, poi decidete un gioco e gliela mettiamo nel sedaino ad Alessandro. No, ma che c'entra? Non stiamo parlando di far vincere, questo horror lo stiamo pubblicando ora. Hai capito? Sì, 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 per l'amore. Quindi, salutiamo per la terza volta. Dai, salutiamo che di nuovo. Tutti i nostri e salutiamo ancora Farenz per essere venuto qua con noi. Quindi ragazzi, sempre mi piace sulla nostra pagina di Facebook Advisor Game e mi raccomando iscrivetevi sul nostro canale, iscrivetevi gli amici, parenti, zii, nonni, cugini, fidanzate sulla nostra pagina, sul nostro canale YouTube che è Advisor Game TV. Io ragazzi, naturalmente, se vi iscrivete sulla nostra pagina, come ringraziamento direttamente sul live ci sarà una dedica appositamente dedicata a voi. Quindi una cosa in più maggiormente. E raggiungendo comunque adesso, decideremo, superata una certa soglia, faremo anche dei contest e a sorteggio faremo comunque un banner o un'immagine dedicata al nostro ascoltatore, al nostro assiduo, e ci sarà una pagina, comunque un'immagine dedicata col suo nome e cognome, con i ringraziamenti di Advisor Game, che naturalmente l'immagine farà Alessandro. È certo, ti pareva. È giusto. Quindi ragazzi, un saluto da Zach, mi raccomando seguiteci sempre, un saluto da SM Noz che finalmente è tornato. Noz e basta. Vi aspettiamo. Noz e basta, così vuoi essere. Noz e basta. Noz e basta. A proposito, diciamogli quando facciamo il prossimo live? Non lo so. Vabbè, ma poi il pomeriggio ne faremo anche uno a cazzo, magari stanotte ne faremo un altro a cazzo. Ma se vogliamo possiamo farlo anche domani pomeriggio. Come vuoi. Vabbè, tanto allora ragazzi, facciamo una cosa. Visto che l'abbiamo pensata così volante, domani pomeriggio verso le 3:30, verso 3:30 faremo partire un live improvvisato. 3:30 fa caldo. E grazie al cazzo, è quando pensi di farlo. Chi ti sta chiamando? Che c'è? Questi sono i belli della diretta, ragazzi. C'è Alessandro che lo stanno chiamando. Allora, quindi domani a 3:30 ci sarà un altro live mio e di Noz, naturalmente parleremo del più e del meno anche su notizie comunque, anzi, per la prima volta, domani, molto probabilmente, Ale, cosa ne pensi se parliamo di anime? Va bene. Che alla fine non abbiamo ancora parlato, abbiamo fatto una marea di live sui videogiochi, console, ma non abbiamo mai fatto live riguardanti anime. O comunque, se avete passione a riguardo, domani seguiteci perché comunque ci saranno la maggiore interazione vostra e naturalmente noi pubblicheremo comunque, anche se siete disegnatori, pubblicheremo sulla nostra pagina alcuni dei vostri disegni, certo, o comunque degli anime. Anzi, ce le dovete mandare queste foto, queste immagini, mandatele. È vero, se avete disegni fatti da voi o comunque, non so, delle storie che state creando voi, fate sì che comunque le possiamo condividere fra di noi,
Cioè, siamo qua appositamente. Magari troviamo qualche futuro. Qualcuno che ha fatto una graphic novel e diventerà famosissimo. E saremo i primi noi. O chi ti può dire che può essere il nostro futuro grafico per la nostra pagina? Chi te lo dice? Quindi, ragazzi, domani pomeriggio verso 3:30, Zacche e Noz faranno. Ancora, che fatto di sto caldo. Saremo su questo live dedicato anime e i vostri progetti. Quindi, ragazzi, mi raccomando, seguiteci sempre. Advisor Game, qui è Zac, di là, dall'altra sponda, abbiamo Noz. Advisor Game, sulla pagina Vittoria. Advisor Game sulla pagina Facebook e Advisor Game TV sul nostro canale YouTube. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi. Se vi iscrivete, naturalmente avrete i ringraziamenti nostri direttamente nei prossimi live. E il culo di Omar avrete pure. È più fattibile quello di Noz. Quindi, ragazzi, un saluto a tutti, alla prossima, grazie ancora per essere stati con la nostra compagnia, vi aspettiamo domani pomeriggio e naturalmente vedremo di sistemare un attimino questa sfida mia di Alessandro per chi finirà prima il gioco. Va bene? Naturalmente vincerò io. Illuso. Ragazzi, grazie ancora e buonanotte a tutti. Ciao belli. Grazie, ciao.